Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicati ai luoghi del fascismo, un ciclo organizzato dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, oggi in collaborazione con l'IRSIFAR, l'Istituto Storico Germanico di Roma. Avevamo inizialmente programmato di svolgere l'incontro di oggi in forma ibrida, con una parte in presenza presso la sede dell'Istituto Storico Germanico, ma è stato purtroppo necessario rivedere la formula per note ragioni. L'occasione mi è comunque grata per ringraziare il direttore dell'Istituto, Martin Baumeister, per l'attenzione dimostrata verso questa iniziativa, organizzata insieme al vice direttore dell'Istituto Lutz Klinkhammer, referente per la storia contemporanea, nonché membro del direttivo dell'IRSIFAR. Klinkhammer che guiderà la tavola rotonda del pomeriggio. I ringraziamenti sarebbero incompleti se non menzionassi come minimo il presidente e il direttore del Parri, Paolo Pezzino e Filippo Focardi, la presidente e la direttrice dell'IRSIFAR, Paolo Carucci e Anna Balzarro, la coordinatrice del progetto Giulia Albanese. Un ringraziamento particolare alle relatrici e ai relatori della mattina e del pomeriggio, ma anche a chi tecnicamente rende possibile l'incontro di oggi, cioè Igor Pizzo Russo, che in questo momento gestisce la piattaforma a Milano dalla sede del Parri, e Christian Bojak Lombardi presso l'Istituto Storico Germanico. La giornata di oggi ha come titolo generale Fascismo Capitale. È evidente che Roma occupa un ruolo centrale in tutto il percorso sulla memoria dei luoghi del fascismo, non solo perché Roma, in quanto capitale, ha rappresentato il cuore della pietrificazione del fascismo, dall'Eur al Foro Italico a Via della Conciliazione, non solo per il ruolo che il mito della romanità occupa nella fabbrica del fascismo, non solo perché su Roma si riversarono esattamente 98 anni fa 25.000 camicie nere, ma perché proprio per questo insieme di ragioni, anche per questo insieme di ragioni, Roma è stata un luogo simbolo, un laboratorio del neofascismo e dell'estrema destra, che nei decenni hanno trovato spesso nella capitale lo scenario per eccellenza di manifestazioni apologetiche. Roma è una città in cui per anni si è tollerato che un'organizzazione di estrema destra occupasse un edificio pubblico, mentre si chiudevano spazi di partecipazione democratica come la Casa delle Donne. Roma è la città in cui la scorsa estate una consigliera della maggioranza capitolina ha proposto di realizzare per turisti e scolaresche un museo del fascismo, sorvolando sul particolare che la città attende da 20 anni l'inizio dei lavori del Museo della Shoah a Villa Torlonia. Ma ora, come rapportarsi alla Roma fascista? Sappiamo che le tracce del ventennio spuntano ovunque, nelle strade, nei palazzi, nei tombini, in alcune scuole, all'università, nel salone del CONI al Foro Italico, dove campeggia l'enorme pittura murale di Montanarini, dominata da Mussolini, che arringa la folla, intitolata Apoteosi del fascismo. La discussione su come rapportarsi alle tracce scomode del passato è stata riaccesa dal movimento Black Lives Matter. Abbiamo assistito gli scorsi mesi a demolizioni e a richieste di demolizioni di monumenti considerati simboli di un passato coloniale e razzista, ma anche a un vivace dibattito pubblico in cui non ha mancato di far sentire la propria voce l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che già aveva aperto il cantiere sui luoghi della memoria del fascismo, nella convinzione, per citare un passaggio dell'ultimo libro di Marcello Flores, che a una cattiva memoria serve una buona storia. E questo è lo spirito della giornata di oggi. Nel progetto sui luoghi del fascismo, si tornerà a discutere su Roma, perché le chiavi e i temi sono molti, dall'odonomastica ai cimiteri, dai villaggi operai ai palazzi, ai mausolei, come quello a Rodolfo Graziane, costruito ad Affile in provincia di Roma. Ecco, ma torniamo ad oggi. Come sapete, la giornata è articolata in due momenti, quattro relazioni al mattino e una tavola rotonda nel pomeriggio,
Dovendo necessariamente selezionare luoghi e proposte, la scelta è ricaduta su alcuni luoghi in particolare, Eur, Foro Italico, Via dei Fori Imperiali, su cui interverranno Flaminia Bartolini e Giorgio Lucaroni, per spostarci poi con Annalisa Capristo e Carmen Belmonte sulle intitolazioni postbelliche di istituzioni culturali sui dibattiti sull'arte del ventennio negli anni Ottanta. Abbiamo previsto un dibattito al termine delle quattro relazioni, già ha spiegato Igor le modalità, le domande vanno fatte attraverso la chat. A questo punto, senza indugio, vado a presentare la prima relazione, prenderà nelle relazioni seguiremo l'ordine alfabetico che avete visto nel programma. Prenderà per prima la parola Flaminia Bartolini, attualmente postdoctoral member del Centro di Ricerca in Beni Culturali dell'Università di Cambridge, con una specializzazione in archeologia classica. Si occupa in particolare dell'uso politico dei monumenti e dei beni culturali difficili. Ha da poco terminato un dottorato di ricerca, una tesi di dottorato proprio sulla rinegoziazione dei luoghi del fascismo in Italia e al momento sta lavorando a due monografie, una con la Cambridge University Press e un'altra con Palgrave. La sua relazione ha come titolo Architetture e memoria del fascismo, Eur e Foro Italico, da luoghi di rimozione a beni culturali. A lei la parola. Grazie, grazie Lucia. Spero che mi sentiate. Anch'io volevo estendere i ringraziamenti ovviamente al professor Lippo Focardi e a Giulia Albanese e ovviamente a Lucia e Luz per permettere oggi questo lungo dibattito e giornata di studi e anche ovviamente Igor per l'aspetto tecnico. Io proverò, mi scuso se dovessero passare le mie figlie che sono attualmente a casa e spero, ecco, che il segnale, sia buono. Cerco di condividere con voi il mio, desk. Secondo, ecco, spero. Sì, Scusatemi. si sta avviando. Ok, Ah, perfetto, lo si sta avviando. Ah, vediamo. ok, mi dicevi, Perfetto. Sì, c'è un lo po' di vediamo. Sì, ritardo. un po' di ritardo, Perfetto. esatto. Allora, metto i 20 minuti. Dunque, io cercherò brevemente appunto di presentare un excursus storico di quello che sono questi luoghi così importanti all'interno di quella che è l'urbanistica, l'architettura del fascismo. Quindi, diciamo, il regime ha questi tre grandi megaprogetti, tra cui quello della Sapienza, il Foro Italico e l'Eur. Io mi occuperò brevemente, cercherò di presentarvi un pochino solo Foro Italico e Eur, che già di per sé richiederebbero una giornata intera. Dunque, iniziando dal Foro Italico, nasce dall'esigenza di voler creare inizialmente nel 1926 la scuola di formazione, di educazione fisica. Il progetto nasce all'interno di quello che è l'ONB, quindi gestita da Renato Ricci, quindi l'Opera Nazionale Balilla, e aveva di creare questo luogo per lo sport. Il progetto dall'inizio ufficiale del 1928 fino all'inaugurazione, che poi sarà nel 1932, in occasione delle varie celebrazioni del decennale, si amplierà enormemente, quindi da che doveva semplicemente ricoprire, creare questo edificio per la scuola di educazione fisica, invece si accorperanno tutta una serie di strutture sportive che andranno appunto dalle pendici di Monte Mario fino alla riva del Tevere. Quindi diciamo c'erano tre, scusatemi, faccio vedere, ecco, spero che, non so se lo schermo, ok, Beh, scusatemi, ecco. perfetto, grazie. Quindi come si può vedere un po' da queste, poi ovviamente i riferimenti a tutte le foto che potete vedere sono quasi tutte mie, tranne quelle tranne da testi e chi volesse poi mi può scrivere tranquillamente per una bibliografia più ampia. Quindi diciamo il centro il fulcro della prima fase del progetto del foro era l'obelisco, il monolite dedicato a Mussolini, che appunto si trovava al centro, di quello che erano le tre vie, della prima parte della costruzione del foro.
A questo punto, nel 1932, il foro già era diventato quindi Foro dello Sport, dedicato appunto, e successivamente quindi denominato Foro Sportivo Mussolini. Cosa succede? Quando sarà immediatamente dopo appunto la posta dell'obelisco, si notava che da solo l'obelisco in questa ampia valle non era poi così, pur essendo così imponente, non dava però necessariamente l'immagine che il regime voleva. Quindi dal 1933 inizia tutta una serie di nuovi lavori, come ad esempio la sfera che si trova alla fine di quello che è la piazzale della Vittoria, quindi immediatamente davanti allo Stadio Olimpico di oggi. Ed esempio, nella parte sud iniziano i lavori da affidati a Luigi Moretti per la scuola, quella che adesso viene chiamata appunto la Casa delle Armi, ma che inizialmente doveva essere la scuola sperimentale del Balilla. Quindi un Luigi Moretti molto, molto giovane in quell'occasione. Sarà poi tra il 35 e il 36 il passaggio di consegne per quella che è appunto la direzione dei lavori di questa zona, quindi del Debbio a Luigi Moretti stesso. E in questa fase diciamo che il Foro Italico comincia ad avere una connotazione più rivolta, già si cominciava a pensare a questa zona come una zona olimpica, perché l'Italia aveva intenzione di presentarsi alle Olimpiadi che dovevano tenersi prima nel 1940, che poi verranno annullate, poi successivamente per quelle del 44, anche quelle annullate per via sempre della guerra, però diciamo che quindi dal 35 in poi questa zona viene pensata come una zona che dovrà essere adibita a appunto spazi olimpici. Un altro grosso passaggio, diciamo, per quello che è lo sviluppo e anche l'ideologia che questa zona rappresenta è il 1937, quando appunto abbiamo l'opera nazionale Balilla viene, diciamo, le proprietà, i beni dell'opera nazionale Balilla vengono inglobati in quella che diventerà appunto la GIL, quindi la Gioventù Italiana del Littorio. E quindi diciamo che ancora di più quest'area viene designata un'area che esprime l'ideologia del regime. Quindi è quando viene per la prima volta pensata. Viene pensato di estendere. Ah, vi faccio vedere solo un momento, diciamo, tra i vari progetti, ce ne sono stati tantissimi progetti successivi a quello che invece noi oggi vediamo, tra cui appunto estenderlo molto al di là di quello che era quello che è oggi. Diciamo che il foro anche aveva la funzione di essere la porta, Foro Italico, la porta nord di Roma. Quindi esiste un fil rouge tra quello che è il Foro Italico e l'Eur a sud, quindi Foro Italico porta nord di Roma, sud, cioè l'Eur porta sud della città. Come invece vedremo per il susseguirsi dei fatti bellici e anche forse per crisi poi stesse all'interno del regime, comunque il piazzale delle Adunate non verrà costruito. Nel 1938, sempre affidato a Luigi Moretti, cioè sempre su Vittoria, diciamo, il progetto Luigi Moretti, abbiamo la casa Vittoria, la costruzione della casa Vittoria e l'idea del colosso che doveva trovarsi alle pendici di Monte Mario e di cui oggi solo, di cui almeno io personalmente sono riuscita solo a vedere appunto foto e disegni di un piede, di una testa mastodontici, ma che al momento risultano, per quanto almeno so io, dispersi. E la casa Littoia, poi, già nel 1940, verrà adibita al Ministero degli Esteri, quindi, ed è la funzione che poi terrà fino ad oggi, e diciamo dal 1942. È quando il CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, viene fondato e quindi già diciamo, posizionato anche come sede, come headquarters all'interno del Foro Italico. E, diciamo che siamo arrivati quindi al 1942, dal 1944, quindi dalla liberazione di Roma, inizia la fase che possiamo definire per questi luoghi di defascistizzazione.
Quindi nel 1940, che è appunto un processo estremamente complesso che va analizzato ovviamente a seconda dei singoli casi, ma generalmente viene definito come un processo che è stato effettuato in una forma a volte frettolosa, senza un progetto di coerente. Su cosa fare, cosa togliere veramente, cosa risistematizzare, dovuto anche ovviamente alla necessità della guerra, del dopoguerra, del riutilizzare gli edifici, quindi ci sono tutta una serie, insomma, è stato un processo ovviamente estremamente complesso e che quindi ha bisogno di poter essere analizzato da diversi punti di vista, sia storiografici che di altre discipline. Comunque, diciamo, in termini ampi, il processo di socializzazione che io almeno posso aver analizzato all'interno del Foro Italico vede la rimozione, diciamo che per quanto riguarda la proprietà, innanzitutto si volevano liquidare i beni ex gio, quindi tutti i beni appartenenti alle gioventù italiane del Littorio dovevano essere, su richiesta del Movimento di Liberazione Nazionale, dovevano essere liquidati, cioè, quindi l'ente doveva sparire. In realtà quello che è successo, diciamo, il liquidatore doveva essere Giulio Onesti, che però da designato liquidatore diventerà per i successivi 30 anni il presidente del CONI stesso. Quindi per una serie di passaggi, ovviamente legali e di proprietà di quello che erano questi beni, diciamo, sono stati fatti confluire all'interno di quelle che sono le proprietà del CONI stesso. Come a livello appunto di rimozione fisica di parte o di alcuni di questi monumenti, quello che si può notare in questa zona, come in tante altre di Roma, rispetto appunto a quello che sono i simboli del fascismo, ovviamente sono state tendenzialmente fatte sparire tutte le asce o quanti più fasci possibile. A volte delle aquile, non sempre, ma poi appunto abbiamo il caso che menzionava anche Lucia stessa, scusatemi, io dimentico, ecco, solo brevemente, scusate, bevo anche un po' d'acqua. Ecco, un caso come questo dell'apoteosi del fascismo, che appunto nel primo dopoguerra è stato, questo era la situazione. Come si poteva vedere, penso, mi sembra negli anni 60 esattamente, quindi fu prima stuccato l'affresco, proprio perché rappresentava Mussolini e l'apoteosi del fascismo, quindi fu prima stuccato e poi coperto da una tenda. E anche questo appunto è stato oggetto recentemente, ma ci arriveremo dopo, appunto di dibattiti, perché invece ovviamente adesso è stato recentemente restaurato. Dunque, vabbè, metto questa. Poi dal 44 al 48 il Foro Italico diventa la resting area delle truppe americane e questo è stato identificato a volte come è stato individuato come uno dei motivi per cui, ad esempio, l'obelisco, insomma, si ritiene che per questo l'obelisco non fosse stato smantellato. In realtà, appunto, l'obelisco, come sappiamo, ha una base di non so quante tonnellate, quindi comunque sarebbe stato estremamente difficile rimuoverlo. Poi, insomma, una parte quasi più caratteristica di quello che può essere Roma e delle sue varie fasi storiche. Nel 1950, durante il Giubileo, quindi le truppe americane lasciarono la zona nel 48 e nel 50, soprattutto il Palazzo H, che è questo. Faccio brevemente, questo qui appunto che è la sede del CONI, è diventato un albergo. Quindi il Giubileo del 1950, per carenza di posti, il Foro Italico, diciamo, fu adibito soprattutto questa zona con posti letto. Dunque, per quanto riguarda il primo e più incisivo forse periodo di rinegoziazione di quello che sono questi luoghi, sicuramente la data simbolo è il 1960, quindi il periodo che ha portato alle Olimpiadi del 1960, perché questo è stato forse il primo momento in cui, seppur non avendo diciamo, a livello legislativo la definizione, lo status di beni culturali, però gli edifici sia del Foro Italico che dell'EUR faranno parte di quello che sono tutte le manifestazioni, gli eventi culturali. Che hanno preceduto o comunque appunto fatto da costellazione degli eventi sportivi e in cui questi luoghi sono stati presentati come
beni culturali, cioè come luoghi che rappresentavano la cultura italiana, cioè quindi questo senso di, appunto, di appartenenza al regime, quindi questa aura di ideologia, diciamo che nel 1960 è stata rinegoziata in termini di attrazione turistica, se vogliamo, o comunque di riutilizzo sportivo delle strutture stesse. Quindi questa è una fase in cui viene rivisto quello che era lo stadio dei Cipressi, quindi viene fatta in altezza, viene trasformato in stadio dei 100.000, e per poi prendere già la connotazione di olimpico già nel 1960, e poi ovviamente per come lo vediamo oggi sono stati i mondiali nel 90 a vederlo trasformato. Nel 1980 siamo nel periodo invece in cui la Casa delle Armi, scusate se ho una foto, no ce l'ho, ecco, quindi la Casa delle Armi viene, scusate, mi dimenticavo, infatti. Quindi, sempre quindi nel 1960 è il momento in cui questa zona, quindi il Piazza della Vittoria quindi la storia del fascismo rappresentata sia dai blocchi in marmo che dai mosaici stessi, anche questi vengono rinegoziati in un'ottica di sensibilizzazione e di unità nazionale, se vogliamo, cioè, quindi le ultime due delle stele non finite vengono trascritte con appunto la nota della fine del regime e dell'inizio della Repubblica. Quindi anche questa, i mosaici per la prima volta vengono in parte restaurati, e anche qui diciamo che per un discorso anche forse estetico, quindi legato al fatto dell'arrivo dei visitatori, degli atleti, dei turisti legati alle Olimpiadi del 1960, l'Italia, quindi la parte politica della Democrazia Cristiana decide, no, in quest'ottica di tentativo di memoria condivisa, un po' con questo tipo di approccio al bene culturale. Questi sono ovviamente i mosaici, la sfera. Dunque, 1980 è quando la Casa delle Armi viene trasformata in bunker per appunto i processi di mafia. E la Casa delle Armi ha avuto delle fasi di completo abbandono, come potete vedere da una delle foto, che appunto sono legati forse in parte anche all'utilizzo che aveva, quindi era questo luogo di estrema sicurezza, ma a cui era legato poi anche un centro dei carabinieri, ma sì, è stato aspramente criticato questa fase di abbandono in cui è versato la Casa delle Armi, che comunque appunto è considerato insomma uno dei gioielli del razionalismo. Dunque, per quanto, ancora non ho finito sul Foro Italico, dunque finalmente nel 1000, in prospettiva di quello che sarà appunto l'evento di Italia 90 e anche le problematiche di dover restaurare queste in parte i mosaici, anche lo stadio delle Terme, lo stadio dei Marmi, dal 1989 quindi la zona diventa bene culturale, quindi diventa a tutti gli effetti tutelato appunto dalla legislazione in ambito di beni culturali. Sarà poi in epoca molto più recente, quindi nel 2015, il grosso dibattito intorno all'utilizzo appunto alla scritta sul monolite, aperto involontariamente forse anche da Laura Boldrini e appunto sulla polemica che ne è scaturito dalla sua dichiarazione di voler forse rimuovere la scritta Mussolini dall'obelisco. Ovviamente da questo è nato un dibattito che però ha evidenziato questo dibattito purtroppo solo una sorta di forse incapacità che ancora abbiamo di affrontare quindi la problematica di gestione di questi luoghi.
Sicuramente poi si è trasformata, come nel caso di Ruth Benghiat, in una sterile polemica e una sterile sequenza, diciamo, di attacchi personali alle due protagoniste, quindi sia Laura Boldrini che Ruth Benghiat, per l'articolo appunto che lei stessa menzionava nel primo seminario di questa serie, in cui articolo che immagino molti di noi conoscano, sul riutilizzo dei luoghi del fascismo e su come diciamo l'articolo è stato infelicemente tradotto, quindi su come mai ancora gli edifici siano standing, e che però appunto ha dimostrato anche da un certo punto di vista l'attaccamento che c'è ancora oggi verso questi luoghi e su come forse ancora non siamo stati in grado di farli challenging. Scusate, devo bere. Guardate, ho ancora. Ah, sono 2 minuti. Allora, brevemente sull'EUR. Dunque, l'EUR nasce come esposizione universale di Roma del 1942 e al contempo celebrazione del ventennale. Tralascerò tutta la serie di progetti che in realtà prevedeva questa zona. Mi soffermerò solo sul fatto che ovviamente come tutte le Warfare Exhibition avevano quindi una serie di padiglioni per gli altri stati, e mentre la parte italiana quindi doveva avere quello che non un semplice padiglione, ma sarebbero poi finita la fiera rimasti come veri e propri musei. Questi, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente erano l'entrata della via imperiale da sud, ed erano quindi il Museo della Civiltà Italiana, il palazzo che sarebbe stata la biglietteria, che anche oggi appunto si chiama Palazzo Uffici, e tutta una serie di musei ovviamente che dovevano rappresentare l'eccellenza e la capacità italiana di, diciamo, questo effetto civilizzatore nei confronti del mondo. Quindi il regime voleva dimostrare quanto appunto tramite l'arte, la scienza e la cultura l'Italia, diciamo, sovrastava tutti gli altri stati membri. Per quanto riguarda il dopoguerra, diciamo che se Giulio Nessi è stato il patrono del mantenimento di quello che è il Foro Italico oggi, per quanto riguarda l'ER, questa persona è Virgilio Testa, che dal 1950 quindi si prende in carico, ecco, il mio tempo è finito, quindi l'ente EUR. Allora, i grossi momenti di dibattito per quanto riguarda Palazzo Uffici sono stati il bassorilievo di Publio Morbiducci, che rappresenta la storia di Roma appunto dalla fondazione al fascismo, e il viso di Mussolini, come spesso succede, è stato varie volte scalpellato, anche di recente, e EUR S.p.A. l'ha sempre restaurato, e quindi a sottolineare come comunque ancora oggi questi luoghi siano estremamente controversi. Poi brevemente, il Palazzo Uffici è quello che di fronte ha il genio del fascismo, trasformato sempre su consiglio di Virgilio Testa in genio dello sport, ma che insomma, sotto molti punti di vista è considerato ancora una figura problematica. Il fatto che le due teste che si trovavano proprio nella biglietteria di Vittorio Emanuele Mussolini, che furono portate diciamo nei sotterranei del palazzo, dal 2003 sono tornate in quella che è la sala stampa di EUR S.p.A., e anche questo appunto ha generato dibattito e anche recriminazioni per il fatto che comunque le immagini di Mussolini sono controverse da essere semplicemente esibite così. Brevemente un minuto solo per quello che riguarda il Palazzo della Civiltà Italiana. Nell'immediato dopoguerra non fu usato come molti altri palazzi, forse più centrali, come luogo di sfollati, perché appunto non veniva. Era molto difficile da avere riscaldamento, di dividere gli ambienti interni, perché appunto aveva delle sale estremamente grandi. Fu inaugurato e usato per la prima volta nel 1953 per la mostra dell'agricoltura, per essere poi di nuovo abbandonato e riusato, essendo diviso in uffici, nel 1975. Finalmente, solo nel 2004, verrà ufficializzato
lo status di bene culturale per entrambi, sia per il Palazzo della Civiltà che per Palazzo Uffici, e dal 2005 abbiamo la questione che appunto sempre con Ruben Yat e altri studiosi, diciamo, sono emersi per la gestione, il fatto che Fendi Couture abbia stabilito in questo palazzo il suo headquarters di Roma, e sul fatto che appunto è stato chiesto a Fendi, ma ci si è interrogati in un dibattito, insomma, sia accademico che non, sul fatto che un bene simbolico, diciamo, della dittatura, e che appunto presenta una scritta che ricorda la conquista d'Etiopia, venga utilizzato come brand, diciamo, di moda. E io, siccome credo che non abbiamo molto altro tempo, forse concludo qui, e immagino che questo poi insomma, sarà parte del dibattito, forse anche più tardi o nel pomeriggio. Grazie Flaminia, ti ringrazio moltissimo per gli spunti che hai dato. Il tema della risemantizzazione, della liquidazione, della rinegoziazione, grazie anche per lo sforzo di sintesi, perché sono temi che tu hai indagato per anni, no? Nel corso del dottorato. Senz'altro ci sarà poi occasione durante il dibattito di riprendere, di ampliare, approfondire. Grazie. E prima di dare la parola alla prossima relatrice, che è Carmen Belmonte, intanto, insomma, così rilevo con soddisfazione che abbiamo al momento 143 persone collegate a testimonianza dell'interesse nei riguardi di questa iniziativa e di tutto il progetto dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri sui luoghi del fascismo. E poi, ecco, ne approfitto per ricordare a chi si è fosse collegato in un secondo momento che è possibile sin d'ora rivolgere delle domande ai relatori utilizzando la chat. Poi le domande raccolte in chat saranno poste alla fine dei quattro interventi. Ecco, passiamo adesso ad un altro tema, ad un'altra relatrice. La relatrice è Carmen Belmonte, ricercatrice presso il Kunsthistorisches Institut in Florence e Max Planck Institute, collabora con la cattedra di storia dell'arte contemporanea dell'Università di Firenze, ha studiato la cultura visiva, la memoria del colonialismo e del fascismo italiano grazie a borse e incarichi di ricerca presso istituzioni internazionali, tra cui la Biblioteca Herziana, l'American Academy a Roma e l'Italian Academy della Columbia University a New York. La sua relazione ha come titolo il dibattito sull'arte del ventennio fascista negli anni Ottanta, ricerca, mostre, restauri. Grazie Carmen, a te la parola. Grazie Lucia per questa introduzione, colgo l'occasione per dare un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo e per ringraziare te e tutti gli altri organizzatori di questo ciclo di incontri su questo tema così importante e attuale. Mi fa piacere condividere queste ricerche in corso e condividerò prima di tutto un PowerPoint, se riesco. Ecco, la mia presentazione, riuscite a vedere il PowerPoint? Non lo vediamo, no, nel momento non lo vediamo. Allora, un attimo, riprovo con la condivisione. Sì. Ok, adesso qualcosa è perfetto, adesso lo vediamo. Ci siamo. Perfetto. Bene, allora la mia presentazione sarà incentrata sul dibattito relativo all'arte fascista negli anni Ottanta, e per ricostruire questo dibattito mi concentrerò in particolare su una mostra organizzata nel 1985 in uno dei luoghi realizzati effettivamente dal fascismo, la città universitaria della Sapienza, inaugurata da Mussolini nel 1935. Intorno a questa mostra si delinea uno snodo critico, a mio parere, nella ricezione dell'arte fascista in Italia, perché attraverso questo evento espositivo l'elaborazione critica che era stata avviata negli studi storico-artistici fu presentata improvvisamente al grande pubblico.
Per comprendere le dinamiche di questa nuova prospettiva che si individua nella ricezione dell'arte fascista negli anni Ottanta, mi concentro in particolare non solo sulla mostra, ma su una triangolazione, che esiste tra ricerca, mostre e restauri. In questa triangolazione i veri protagonisti sono gli storici dell'arte, nelle loro differenti funzioni, quindi dai ricercatori accademici ai funzionari di soprintendenza, ai dirigenti museali fino ai restauratori. Intorno all'architettura, ai monumenti e alle opere d'arte fasciste in Italia che contraddistinguono i luoghi del fascismo si è sviluppata una lunga e internazionale tradizione di studi. Ma le ragioni e il significato della presenza nello spazio pubblico, soprattutto nella penisola italiana, è entrata nel dibattito nazionale e internazionale, soprattutto a partire dal 2017, dopo il citato articolo di Ruth Vendiat, che è apparso nel 2017 appunto sul New Yorker. La sua domanda esplicita nel titolo sulla presenza dei monumenti fascisti in Italia da una parte ha scatenato l'indignazione, come diceva anche Flaminia, e una difesa anche convinta di questi esemplari che sono parte del patrimonio culturale italiano. Dall'altra però credo che abbia favorito molte nuove riflessioni e abbia posto nuovi interrogativi anche tra i ricercatori. Diversamente da altri paesi che hanno fatto i conti con un passato dittatoriale, in Italia si è optato soprattutto per il riuso degli edifici e dei complessi architettonici realizzati durante il regime. Questi costituiscono lo strato moderno di una complessa stratigrafia storica nella città di Roma. A molti di questi siti è stato conferito un nuovo significato, diciamo una nuova destinazione d'uso, mentre in altri casi, come nel caso della Sapienza, che appunto era già sede di un'università, c'è stata una continuità poi con l'utilizzo della struttura stessa, ha mantenuto la sua funzione originaria. Oltre al linguaggio architettonico, ai simboli, alle iscrizioni di motti fascisti che ancora si ritrovano in molti edifici, un elemento che spesso contraddistingue questi luoghi sono degli esemplari monumentali di pittura murale. Ed è su questo che mi concentro in questo caso. La cosiddetta decorazione murale ebbe un ruolo fondamentale nell'architettura fascista ed è ormai ampiamente studiato e documentato sia il rapporto tra architetti e artisti, sia l'interesse degli stessi artisti nell'elaborare un'arte fascista sperimentando proprio questo medium. Questi esemplari di arte pubblica furono quindi elaborati con delle precise finalità di propaganda ideologica e la loro presenza oggi in edifici che sono sedi istituzionali è forse uno degli aspetti più discussi. Ha destato scalpore nel dibattito giornalistico la presenza del grande murale di Luigi Montanarini a Palazzo H, già menzionato, utilizzato come sfondo anche di foto ufficiali. Il mio intervento individua nel dibattito degli anni Ottanta le ragioni storiche di queste presenze e di questa apparente noncuranza nel conferire visibilità ad esplicite iconografie fasciste che riemergono nell'Italia contemporanea come degli inopportuni anacronismi. Se ad un primo sguardo la presenza di opere che presentano iconografie fasciste potrebbe essere individuata come la dimostrazione di una netta linea di continuità che dal fascismo arriva fino ad oggi, in realtà, se si esaminano le storie e le biografie di queste opere, si individuano delle precise cesure nella loro ricezione pubblica. A partire dalla caduta del regime, infatti, la maggior parte di queste opere fu coperta, ridipinta integralmente o nascosta o parzialmente per consentire il riuso degli edifici pubblici. Come hanno dimostrato Carter e Martin, l'affresco di Montanarini nello specifico era stato coperto infatti da un grande telo. Invece il grande murale dell'Aula Magna della Sapienza di Mario Sironi, intitolato L'Italia tra le arti e le scienze, è inaugurato, come si vede in questa pagina della rivista Architettura, nel 1935 da Benito Mussolini. Nel 1947 lo ritroviamo coperto da uno strato di carta e fare da sfondo al congresso del Partito Socialista. In questa fase, quindi, questa fase di defascistizzazione, anche le opere mobili subirono un preciso trattamento e di solito ciò che viene documentato è la rimozione dai contesti espositivi, dai contesti museali.
Non si può affermare che ci sia stata una rimozione sistematica dei simboli e delle iconografie fasciste, perché effettivamente alcune le ritroviamo ancora oggi e non sono state magari mai rimosse, però è evidente che la visibilità concessa a queste opere che in un primo momento erano state coperte è dovuta a delle scelte precise successive e all'adozione di un diverso approccio nei confronti dell'arte fascista che si pone in che propone un'inversione di tendenza rispetto alle pratiche di defascistizzazione che avevano epurato gli edifici della simbologia fascista. Torniamo quindi ora alla mostra del 1985 e alla rielaborazione del passato fascista che viene messo in atto nella stessa sede della Sapienza, in particolare nel Palazzo del Rettorato. La città universitaria, dicevamo, è stata inaugurata nel 1935, è stata realizzata sotto la direzione di Marcello Piacentini. E il progetto architettonico fu realizzato in dialogo con progetti artistici, di cui rimangono le principali opere, che sono la Minerva di Arturo Martini, che è in dialogo con la facciata di Palazzo del Rettorato, e poi entrando nell'Aula Magna invece il dipinto murale di Mario Sironi. La mostra dedicata agli artisti della Sapienza fu ideata nell'ambito della programmazione degli eventi promossi dall'Ateneo per celebrare il cinquantenario del trasferimento dell'Università Romana dal Palazzo della Sapienza alla nuova sede della città universitaria. Nel 1984 il rettore Ruberti aveva invitato i diversi dipartimenti a offrire il loro contributo, considerando l'anniversario l'occasione per proporre all'Ateneo una riflessione sugli ultimi 50 anni della sua storia. La mostra, quindi organizzata dal Dipartimento di Storia dell'Arte, era parte di una più ampia programmazione, perché insieme a seminari, convegni e tavole rotonde si era data vita ad un sistema policentrico di mostre che offrivano approfondimenti sulle origini della città universitaria e si addentravano effettivamente nelle dinamiche della propaganda di regime e sulle sue ingerenze nella cultura accademica dell'Ateneo. Ad esempio, una mostra organizzata dalla Facoltà di Architettura era dedicata al progetto e alla storia del complesso architettonico, mentre la mostra storico-documentaria Filosofi, Università e Regime, curata dall'Istituto di Filosofia, indagava l'opera di controllo e repressione del regime attraverso gli archivi dell'università. La mostra invece organizzata dal Dipartimento di Storia dell'Arte e curata da Simonetta Lux ed Esther Cohen proponeva un percorso espositivo che, partendo dalle opere presenti nel complesso architettonico, indagava le dinamiche del sistema dell'arte e della committenza fascista e affrontava soprattutto la questione cruciale della pittura murale degli anni 30. Quindi la Sapienza e in particolare Palazzo del Rettorato diventavano il primo medium della mostra perché appunto la mostra era ospitata negli spazi dell'Aula Magna e negli spazi limitrofi. Veniva proposta una revisione critica dell'arte fascista degli anni 30 e un'indagine filologica sulle relazioni tra arte, architettura e potere che si erano consumate intorno al 1935. A seguito degli studi sul fascismo di Renzo De Felice, fin dagli anni 70 gli studi storico-artistici avevano dimostrato un rinnovato interesse e un nuovo approccio nello studio delle opere d'arte dell'epoca fascista, che prima invece erano rimaste marginali negli studi anche per la difficoltà di reperimento di queste opere e non da ultimo per il pregiudizio e comunque giustamente il giudizio critico che era rivolto a queste opere per essere così legate alla propaganda di regime. La mostra della Sapienza, dedicando l'attenzione alla pittura murale, andava ad affrontare e a presentare al pubblico la più stretta e controversa relazione degli artisti con la propaganda fascista. Maurizio Calvesi, all'epoca professore di storia dell'arte nel Dipartimento della Sapienza, introdusse la mostra nelle prime pagine del catalogo con queste parole: "Immagino quattro modi di fruire la mostra, con l'occhio in disuso dello sdegno politico, con lo sguardo trafrizzante e glissante dell'intellettuale alla page, con il palato ingordo dell'amatore, con il cervello caparbio dello storico." Quindi da una prima lettura a posteriori la riflessione di Calvesi restituisce soprattutto l'imbarazzo che aleggiava in Italia intorno all'arte del regime, che in quegli anni sembra essere percepito come un patrimonio culturale
scomodo e controverso. Secondariamente poi si esplicita, diciamo, quest'idea di Calvesi che riconosce inadeguato lo sdegno politico e che avrebbe causato, lo dice lui stesso, sospetti anche negli organizzatori, sarebbero caduti sugli organizzatori sospetti di subdola complicità ideologica. Dichiarava di detestare il secondo e di adottare invece un approccio che coniugasse l'apprezzamento della qualità estetica delle opere allo sguardo critico dello storico. La mostra quindi proponeva di andare sì oltre il biasimo di queste opere per le relazioni che dimostravano con l'ideologia fascista, ma non proponeva una riabilitazione acritica, né tantomeno celebrativa del fascismo. Proponeva piuttosto un nuovo approccio volto ad indagare le dinamiche storiche del rapporto tra arte e potere. Infatti l'evento espositivo era stato sostenuto ed era stato organizzato in collaborazione col Comune di Roma, in particolare con l'assessorato alla cultura, che era, l'assessore alla cultura in quel momento era Renato Niccolini, che aveva ricoperto con continuità questo ruolo con la sinistra indipendente di Giulio Carlo Argan e poi con Luigi Petroselli del Partito Comunista. Quindi era un'istituzione gravitante del Partito Comunista a collaborare allo studio, alla tutela e alla valorizzazione di opere commissionate dal regime. Quindi si poneva tra l'altro in aperta condanna con quella che prima era stata quasi una forma di censura fino ad allora avvenuta nella fase di defascistizzazione che aveva ancora i suoi e che era stata mantenuta fino a quel momento. I rischi di una mostra dedicata a questo tema erano ben chiari agli organizzatori ed emergono anche da questa citazione di Calvesi ed erano dovuti al fatto che nel 1982 si era tenuta un'altra grande mostra a Milano curata da Renato Barilli. La mostra era la mostra Anni 30, intitolata Anni 30, Arte e Cultura in Italia. Aveva scatenato fortissime critiche ed era stata accusata di aver offerto al pubblico una ricostruzione teatrale della cultura visiva fascista. Gian Pasquale Santomassimo, recensendo la mostra di Barilli, operava una distinzione tra il discorso critico del catalogo che aveva coinvolto specialisti e studiosi dell'argomento e l'immagine restituita invece dal percorso espositivo. Lo storico riconosceva un discutibile leitmotiv della mostra, da lui stesso definito ideologia della modernizzazione, perché sembrava che nella sezione dedicata all'architettura i modelli dei progetti urbanistici delle colonie africane fino ai grandi progetti dell'EUR, del Palazzo di Giustizia, della città universitaria, sembravano celebrare un volto moderno dell'Italia durante il fascismo. La mostra curata da Lux e Cohen alla Sapienza si distinse fortemente dalla mostra milanese, così come da altre mostre inaugurate nello stesso anno. Queste altre mostre inaugurate nello stesso anno erano dovute al fatto che si celebrava il centenario nel 1985, il centenario della nascita di Sironi, e quindi c'era una sorta di riscoperta, un rinnovato interesse nei confronti della produzione artistica del pittore. E Lux e Cohen adottarono delle precise scelte strategiche, selezionando nella selezione delle opere e nell'allestimento del percorso espositivo, e con loro percorso espositivo incoraggiavano lo spettatore a spingere lo sguardo oltre il valore estetico delle opere. Quindi accostavano bozzetti ad opere finite, esponevano cartoni preparatori di opere distrutte. La mostra, insomma, spingeva l'osservatore ad addentrarsi in stratigrafie materiali, scansioni temporali che erano state marcate da mutamenti politici che nei diversi decenni si erano avvicendati, quindi non solo il momento della realizzazione, ma anche come quest'opera era stata costruita poi dopo la guerra. Si puntava ad offrire uno sguardo storico, critico nei confronti del fascismo, capace di ricostruire il contesto delle opere senza tralasciare il loro legame stringente con la propaganda fascista. Quindi si volevano mettere in evidenza più che altro le contraddizioni, le dissonanze, le discontinuità che le opere stesse con la loro storia potevano raccontare. E le dinamiche della committenza fascista, d'altra parte, venivano scandagliate presentando al pubblico documenti ufficiali inediti e scambi epistolari tra gli artisti e Mussolini, ad esempio, e dimostrando anche come ci fossero state delle ingerenze precise nel passaggio tra l'ideazione e l'esecuzione dell'opera.
Inoltre, nel corso delle ricerche preliminari alla mostra, Cohen rintracciò una fotografia storica del murale che risaliva al periodo dell'inaugurazione dell'Aula Magna, e il confronto tra la riproduzione fotografica e l'osservazione diretta del murale permise di notare la presenza di una pesante ripintura che non aveva soltanto obliterato i simboli fascisti, ma era intervenuta proprio sullo stile pittorico dell'artista. Con l'esposizione in mostra di questa fotografia storica che riproduceva il murale di Sironi così come si presentava all'inaugurazione nel 1935, veniva introdotta quindi nel percorso espositivo la questione della rimozione dei simboli del regime e quello che all'epoca veniva definito pregiudizio ideologico diffuso nei confronti degli artisti che con il regime avevano collaborato. Le novità emerse dal confronto tra l'opera e la fotografia storica poi furono analizzate anche attraverso esami diagnostici e da storici dell'arte i curatori, le curatrici si ponevano una domanda cruciale: era corretto presentare l'opera di Sironi, il murale della Sapienza come l'opera di Sironi anche se era chiaro che avesse subito delle pesanti ripinture? Si decise quindi di dedicare una sezione della mostra all'analisi della tecnica pittorica di questo murale e grazie a queste indagini si scoprì che era stata utilizzata una tecnica mista, quindi non era un affresco ma appunto era una tecnica mista. Tra l'altro la mostra non si fermò soltanto a questa analisi, ma aprì proprio un vero e proprio dibattito metodologico su come si sarebbero dovuti restaurare i dipinti murali sui quali si registravano interventi successivi relativi al periodo di defascistizzazione. E infatti fu organizzata una tavola rotonda che aprì questo dibattito e coinvolse soprattutto tutte le istituzioni museali, ma anche le principali istituzioni di tutela, per discutere su come si sarebbe dovuto agire nel caso di queste opere o anche di tante altre che naturalmente erano presenti in altri edifici. Quindi fu coinvolto per esempio l'ENEA, che era tra i primi istituti ad applicare le tecnologie nel campo dei beni culturali, i soprintendenti, politici. Veniva quindi delineata l'ipotesi della restituzione del murale nella sua fase originaria, valutando i rischi di conservazione dell'opera e la presenza dell'iconografia originaria di espliciti simboli fascisti. Il dibattito sul restauro, questo dibattito, non portò in realtà al restauro dell'opera, che come sappiamo poi fu restaurata soltanto pochi anni fa e il restauro fu inaugurato nel 2017. Però questo dibattito scatenato da questa mostra in realtà ebbe un importante seguito negli anni successivi, quando molte altre opere murali degli anni 30 commissionate dal regime furono restaurate, rimuovendo scalvature o semplici coperture esterne, riemersero insieme agli esemplari del modernismo italiano anche simboli e motivi fascisti. Fu il caso del mosaico di Mario Sironi, Il lavoro fascista, l'Italia corporativa, nel Palazzo dell'Informazione a Milano, in cui emerse il motto credere, obbedire, combattere, e dell'intervento sulle pitture murali di Mario Sironi che celebravano le figure di Mussolini e Vittorio Emanuele III a cavallo nel sacrario delle bandiere della Casa Madre dei Mutilati. Prima coperti da una parete, furono resi nuovamente visibili nel 1988. Nel 1987 l'ex partigiano e antifascista Leonardo Sciascia, con il suo saggio L'invenzione di una prefettura, si schierò a favore della restituzione al pubblico delle pitture murali a tempera di Duilio Cambellotti, che chiaramente erano pitture celebrative del regime e mostravano le sue forti ambizioni coloniali. Questo nuovo paradigma, che da un piano specialistico intellettuale fu recepito non senza semplificazioni e nella cultura popolare, offre una chiave di lettura per comprendere quella che sembra essere una peculiare via italiana improntata alla tutela nel confronto con il patrimonio di memoria fascista. Nel contesto italiano ebbe un ruolo fondamentale sia l'importante tradizione di tutela e conservazione dei monumenti, che era profondamente radicata nella storia italiana, ma anche il quadro legislativo vigente negli anni Ottanta. Infatti il riferimento legislativo era quello della legge 1089, promulgata tra l'altro nel 1939,
che sottoponeva alla sua disciplina, quindi tutelava le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico dopo 50 anni dall'esecuzione o nel caso in cui gli autori non fossero più in vita, ed effettivamente per la Sapienza erano giusto passati 50 anni. Ora, dopo più di 30 anni di distanza, le ragioni di queste scelte, la complessità di questo processo critico di storicizzazione e l'entità di questo dibattito restano circoscritti alla memoria e alla conoscenza di un gruppo molto ristretto di specialisti. La presenza di esplicite iconografie e simboli fascisti e colonialisti nello spazio pubblico senza alcun riferimento che possa mediare o contestualizzare le ragioni di una loro presenza nell'Italia contemporanea, giustamente entra ancora una volta nel dibattito pubblico in un momento storico in cui l'apologia del fascismo è tornata attuale. E richiede un'ulteriore riflessione che promuova una tutela delle opere e dei monumenti fascisti, ma una tutela critica e consapevole del loro messaggio politico. Grazie e spero di non essere andata troppo oltre. No, Carmen, bravissima, grazie, grazie, grazie a te, grazie per questa bella relazione. E mi veniva in mente, ma forse ci sarà poi modo di parlarne nel dibattito, mi veniva da immaginare quale potesse essere anche la reazione degli studenti presenti alla Sapienza, no? Siamo qualche anno prima del movimento della Pantera, però insomma la Sapienza è sempre un luogo, no, di grande vivacità politica, di grandi mobilitazioni. Prima di dare la parola alla prossima relatrice, volevo ricordare, però Carmen, prima mi è sfuggito di ricordarlo, che sei una delle protagoniste di questo progetto sulla Postcolonial Italy, no? È un progetto formato a cui lavorano giovani studiosi, non solo italiani, che ha anche un bel sito, postcolonialitaly.com. Il vostro obiettivo è quello di rintracciare un po' i segni del passato coloniale italiano, quindi non solo, no? Non si parla soltanto di fascismo, nei monumenti, nei luoghi, nella odonomastica. Quindi per chi volesse anche approfondire, mi sembrava utile segnalarlo. Ecco, grazie ancora. Passiamo alla prossima relatrice. Annalisa ha risolto i problemi di connessione, no? Mi è stato buongiorno. Detto. Sì, sì, sì. Buongiorno. Annalisa, buongiorno. Annalisa è responsabile della biblioteca del Centro Studi Americani di Roma, è autrice di molti studi, il suo nome è noto per senz'altro l'ultimo libro ha avuto una grande eco, è stato molto discusso il suo ultimo libro dal titolo Il Registro, la cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei Conti, che è uscito con Il Mulino 2018, la monografia precedente era sull'esclusione degli ebrei nelle accademie italiane, e una studiosa che è abituata a lavorare molto negli archivi e dai quali tira fuori molto spesso documenti che affronta, studia in maniera particolarmente intelligente e nuova. Ecco, la sua relazione ha come titolo Intellettuali e scienziati all'ombra del Duce e Intitolazioni post-belliche. A te la parola. Grazie. Vedete lo schermo? Vediamo la cartella di Windows, non vediamo ecco, però allora, il PowerPoint. Aspetta, scusatemi, vediamo. Stavo cercando di... Adesso? Adesso vediamo, perfetto. Ok, buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, chi ci offre il suo ottimo supporto tecnico per la realizzazione di questa videoconferenza, e chi ci sta ascoltando, mi fa molto piacere, ho sentito con molto interesse gli interventi che mi hanno preceduto, spero di offrire un contributo utile alla discussione. Il mio tema di oggi è Intellettuali all'ombra del Duce, intitolazioni postbelliche. In questa prima slide vedete una foto tratta dall'illustrazione italiana del 40, il Duce, in cui c'è proprio un intellettuale all'ombra del Duce, cioè Severi, Francesco Severi. Ecco, un attimo solo, scusate. Mi sentite? Sì.
Sì, ti sentiamo, c'erano solo delle piccole interferenze. Sì. Chiederei a chiunque non debba parlare se può disattivare l'audio, così almeno evitiamo interferenze, scusatemi. Ecco, nel mio intervento mi soffermerò sull'intitolazione di alcune strutture di ricerca, istituti scientifici, biblioteche, archivi presso università e enti pubblici, a personalità intellettuali e scientifiche che si caratterizzarono per un forte coinvolgimento personale e istituzionale nei confronti del regime fascista. Farò riferimento in particolare a 4 esempi, tutti con sede a Roma, 3 presso l'Università Sapienza e 1 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si tratta dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone, della Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici e della Biblioteca di Filosofia del Diritto della Sapienza intitolata Giorgio Del Vecchio. Come si può vedere, 4 personalità, una più complessa dell'altra. Su cui naturalmente non potrò dire e approfondire in questa sede. Sia l'INDAM che lo IAC, che l'Istituto di Filosofia del Diritto e della Sapienza, furono fondati in epoca fascista, ma l'intitolazione avvenne nel secondo dopoguerra, dopo che tutti e 3 i docenti ebbero superato in vari modi la fase dell'epurazione. In questo contesto il caso di Giorgio Del Vecchio presenta una peculiarità. Infatti il giurista, nonostante le sue credenziali fasciste, tra il 38 e la liberazione era stato assoggettato alla persecuzione antiebraica, per cui quella politica nei suoi confronti fu una seconda epurazione dopo quella razzista, che però, come vedremo, si risolse negli anni immediatamente successivi. La Fondazione Gentile invece fu costituita formalmente nel 54, ma anche in questo caso l'incardinamento alla Sapienza era evidentemente legato alla creazione da parte di Gentile della Scuola di Filosofia presso l'Ateneo Romano nel 1925. Ragionare su queste intitolazioni e sul modo in cui l'eredità storica, oltre a quella scientifica, nei diversi ambiti disciplinari di queste istituzioni, di queste personalità, viene conservata e trasmessa anche attraverso le pagine istituzionali presenti sul web, fornisce, a mio parere, degli spunti utili per una riflessione complessiva su un passato nazionale che, come è stato detto anche nelle relazioni e nell'introduzione, continua ad interrogarci. Il tema si intreccia con questioni che sono state, in parte, sono tuttora, molto dibattute sul piano storiografico, le modalità e la profondità del consenso degli intellettuali nei confronti del fascismo, le conseguenze della persecuzione antiebraica nel settore scientifico e culturale e i percorsi della reintegrazione postbellica, il sostanziale fallimento della defascistizzazione nell'immediato dopoguerra. Il caso di Del Vecchio pone anche la questione degli ebrei fascisti. Iniziamo dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica, fondato e presieduto fino alla morte dal matematico Francesco Severi. Qui c'è la legge che lo intitolò a lui nel 76. L'istituto ha la sua sede presso l'attuale Dipartimento di Matematica della Sapienza di Roma, intitolata nel 53 dopo la morte a Guido Castelnuovo, nell'edificio progettato dall'architetto Gio Ponti per la nuova città universitaria, inaugurato, come è stato detto, nel 35. E già questa collocazione ci dice parecchio a proposito della stratificazione storica delle istituzioni dedicate alla ricerca scientifica nel nostro paese. Castelnuovo infatti era stato un protagonista indiscusso nel panorama scientifico italiano e fra i maestri di Severi. Nel 38 fu tra i matematici colpiti dalle leggi antiebraiche fasciste. Dato che come professore universitario era in pensione dal 1935, nel 1938 non perse la cattedra ma venne espulso dalle molte accademie e società scientifiche di cui era membro. Durante l'occupazione nazista di Roma visse in clandestinità e scampò alla deportazione. Nel dopoguerra tornò a ricoprire prestigiosi incarichi scientifici all'Accademia dei Lincei, al CNR, e nel 49 fu nominato senatore a vita. Il sito web dell'INDAM è molto ricco di informazioni sulle attività recenti dell'istituto, ma non comprende una sezione sulla storia dell'istituto stesso o informazioni sul fondatore o sull'archivio storico e la biblioteca. In una breve presentazione in inglese viene semplicemente indicato il 39 come anno di fondazione dell'ente da parte di Severi e sono menzionate le celebrazioni avvenute nel 2009 ad Arezzo, sua città natale, per il 70° anniversario della fondazione. Per quanto ne sappia io, non esistono pubblicazioni recenti di carattere documentario, storico-documentario, sulla storia dell'istituto. Sull'INDAM esiste però una cronistoria molto dettagliata, di oltre 300 pagine,
scritta dal matematico Gino Roghi e pubblicata nel 2005 nel bollettino dell'Unione Matematica Italiana, il contributo di Roghi, che è accesso aperto sul sito dell'UMI, costituisce a tutt'oggi un riferimento fondamentale per le notizie sull'istituto nel corso di più di 60 anni di vita, dal 1939 al 2003. L'autore si è avvalso di fonti interne, in particolare dei verbali degli organi direttivi, ma non dell'archivio personale di Severi, di cui si sono perse le tracce. Severi donò nel 1959 all'istituto solo la propria biblioteca, che attualmente è in corso di riordinamento. Il contributo di Roghi è prezioso, ma come osservò già quando venne pubblicato Salvatore Cohen, che all'epoca dirigeva la rivista, nel presentare il fascicolo monografico, sarà compito degli storici continuare quanto qui presentato, dandogli quel taglio storico-scientifico che sarà necessario, inquadrando in contesti adeguati, approfondendo, eccetera. In particolare, è però quindi quest'opera di contestualizzazione ulteriore in effetti è necessaria. È proprio soprattutto la prima fase dell'attività dell'INDAM a richiedere una contestualizzazione più adeguata, tenendo anche conto dei risultati delle ricerche più recenti. Il Reale Istituto Nazionale di Alta Matematica, ecco, vado avanti, venne istituito con legge 1129 del 13 luglio 1939, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto. Dunque nel pieno della politica antisemita del governo fascista, come ricorda anche Roghi. Programmaticamente l'istituto quindi escluse alcuni fra i maggiori rappresentanti della matematica italiana, così come possibili visiting scholars ebrei stranieri, oltre a precludere ogni possibilità per il futuro a borsisti e scienziati appartenenti alla razza ebraica. Cito naturalmente questa espressione secondo la terminologia fascista, mettendola doverosamente tra virgolette. Il progetto relativo alla fondazione dell'INDAM venne presentato da Severi stesso a Mussolini nel corso di un'udienza del 27 maggio 38. Lo scienziato propose di inaugurare l'istituto nella prestigiosa cornice internazionale offerta dal nono convegno Volta dell'Accademia d'Italia, che nell'ottobre del 39 a Roma avrebbe avuto per tema appunto l'alta matematica. Come oggi si sa, Severi insistette nell'organizzare il convegno anche quando fu chiaro che nessuno scienziato ebreo sarebbe stato ammesso a partecipare. In una riunione accademica del 19 novembre del 38, il presidente Luigi Federsoni dell'Accademia d'Italia fece mettere persino a verbale un apprezzamento nei confronti del camerata Severi, il quale si era assunto, cito, il nobile compito di dimostrare col prossimo convegno che la matematica non è una provincia di Israele e perciò è tanto più opportuno vigilare che tra i partecipanti non vi siano elementi ebrei. Dopo l'annullamento del convegno Volta a causa dello stato di guerra, l'INDAM venne in ogni caso inaugurato l'11 aprile del 1940 alla presenza del capo del governo e del ministro dell'educazione nazionale. Abbiamo visto sulla copertina della presentazione la fotografia dell'illustrazione italiana. La cerimonia è documentata da foto, appunto, che sono state riprodotte anche da Roghi nel suo testo. Sul sito dell'archivio Luce è disponibile il filmato del 15 aprile, che per inciso è stato anche inserito in un sito non istituzionale, in cui appunto si vede l'edificio e c'è il link al documentario, ma non si tratta del sito dell'istituto. Oggi si sa che Severi non si limitò ad assistere passivamente alla cancellazione umana e scientifica di colleghi, maestri e allievi ebrei che avvenne nel secondo semestre del 38, ma anzi giocò un ruolo attivo. Dichiaratosi ariano e cattolico in tutte le schede personali che compilò, se ne conoscono 12, fu del tutto solerte nell'eliminarli dalle riviste scientifiche di settore e ne segnalò anche le memorie scientifiche da eliminare dal catalogo dell'Accademia d'Italia. Insieme ad altre figure apicali della matematica dell'epoca, Severi cercò di escludere i colleghi ebrei che erano riusciti ad emigrare e persino nei convegni in programma all'estero. Questa è una serie di documenti che sono emersi recentemente ed effettivamente tutto ciò è abbastanza impressionante, anche perché si trattava del congresso internazionale dei matematici che avrebbe dovuto svolgersi nel 1940 ad Harvard e che poi venne rimandato per le vicende belliche. E quindi è interessante poi confrontare con il convegno che poi effettivamente si svolse dopo la guerra. Eppure, ed è paradossale, nel difendersi contro le accuse di compromissione con il fascismo mossegli nel dopoguerra, nella prima fase dell'epurazione, Severi rivendicò l'appoggio fornito da alcuni colleghi ebrei, fra cui Tullio Levi Civita e Beniamino Segre. Superata l'epurazione con una sanzione minore, la censura, e reintegrato nei suoi ruoli, compreso quello di presidente dell'INDAM,
per cui con legge del 1956 venne nominato presidente a vita, Severi continuò a svolgere fino alla morte nel 61 un ruolo accademico di primo piano in Italia, di rappresentanza sul piano internazionale, nonostante che all'estero il suo consenso al fascismo e il suo allineamento alla politica antisemita non fossero stati del tutto dimenticati. Anche qui sono emersi recentemente dei carteggi molto interessanti. Allora, una breve riflessione a mio modo di vedere è necessaria. Una valutazione storiografica matura richiede di riflettere criticamente sulla qualità e le implicazioni del consenso degli intellettuali al fascismo, che non fu frutto solo di opportunismo, né può essere ricondotto a una forma di nicodemismo. Nel caso di personalità rilevanti come Francesco Severi, che poi continuò ad avere un grande ruolo anche nel dopoguerra, questo quindi voleva dire su il mondo universitario in tutte le sue articolazioni, non sussistono solo problemi relativi alla ricostruzione biografica, ma di valutazione delle iniziative scientifiche vere e proprie, istituzionali, editoriali, didattiche, di ricerca, promosse prima, durante e dopo la guerra. Non si tratta certo di imbastire processi sommari da una posizione di comodo, come pure è stato detto, ma di ricostruire i tasselli di una storia complicata sulla base di quanto emerge via via della ricerca e dei documenti, e di farlo anche condividendo queste informazioni, anche se in forma riassunta, necessariamente sintetica, magari anche sui siti istituzionali. E passiamo all'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone, che presenta alcune analogie con il caso dell'INDAM, ma anche delle differenze. L'istituto fu fondato nel 1927 da Picone, che insegnava allora all'Università di Napoli e aveva aderito fin dall'inizio al regime fascista, come laboratorio di analisi numerica per la risoluzione di questioni attinenti alle scienze sperimentali e alla tecnologia. Fu trasferito all'Università di Roma nel 1932 e venne incardinato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 1933 assunse la denominazione di Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo. Nel dopoguerra e fino al 1960 continuò ad essere diretto da Picone, che morì nel 1977, che nel frattempo aveva superato anche lui l'epurazione, ogni addebito viene archiviato nei suoi confronti. Nel 1969 assunse l'attuale denominazione e l'intitolazione onorifica a Picone, che era ancora in vita. Anche per questo istituto esiste una ricostruzione dettagliata dei suoi primi 40 anni, eccola, che è stata pubblicata sempre sul bollettino dell'Unione Matematica Italiana, che è una rivista molto rilevante anche per queste questioni di carattere storico, nel 2006, è disponibile anch'essa ad accesso aperto sul sito dell'Unione Matematica. L'autore in questo caso è uno storico delle matematiche con un'approfondita conoscenza della matematica italiana nel periodo fascista, Pietro Anastasi, il quale dà conto di luci ed ombre della collaborazione di Picone con il regime. Il sito dell'istituto ospita una sezione specifica, un attimo scusate, riguardante la storia dell'istituto, con vari riferimenti alla documentazione conservata nell'archivio storico, e l'archivio biblioteca ha una sua pagina dedicata, anche un responsabile, che in collaborazione Maurizio Mattagliano, che in collaborazione con i professori Anastasi e Angelo Guerraggio ha pubblicato nel corso degli anni vari saggi su Picone utilizzando i carteggi conservati presso l'istituto. In particolare ricordo le lettere. Queste lettere, naturalmente quando si maneggia i carteggi personali, soprattutto a distanza di anni, bisogna essere molto cauti e non si possono formulare giudizi che non tengano conto di tutte le circostanze in cui le lettere stesse sono state pubblicate. In effetti queste tre lettere, a mio parere, fanno veramente riflettere tutte e tre per motivi differenti. La prima è uno scambio di Picone con un matematico polacco, non pronuncerò il nome perché sicuramente lo sbaglierei, e appunto Picone gli scriveva nel 39, all'inizio del 39, una specie di call for papers razzista in nome di questa collaborazione ariano-polacca-italiana, perché appunto, proprio perché erano stati espulsi dalle principali università e accademie i docenti, i matematici ebrei, bisognava dimostrare con la collaborazione internazionale che il loro contributo poteva benissimo, diciamo, non era così necessario.
e poteva, e si, la matematica poteva progredire anche senza il contributo degli scienziati ebrei. Queste due lettere invece sono uno scambio che ha pubblicato sempre Mattagliano anni fa tra Picone e Segre. Nel 46 appunto Picone scrive a Segre: ho appreso col più vivo piacere che ti accingi a ritornare nelle nostre, in Italia, le nostre università hanno un gran bisogno di riavere l'opera di, appunto, di scienziati come te, eccetera, e quindi tanto meglio, tanto più presto potrai tornare, tanto meglio sarà. E Segre gli risponde in modo ancora più emblematico, appunto, che era lieto al pensiero di tornare e di riannodare tanti legami bruscamente spezzati dalla burrasca. E come, diciamo, rievocando la persecuzione, come si, si fosse trattato di un fenomeno di una, diciamo, naturale e non creato anche dalla collaborazione dei colleghi. Comunque nel caso di questo istituto, tanto a livello di ricostruzione complessiva che di accessibilità e valorizzazione delle fonti, penso si possa dire che abbia cercato di fare i conti con la propria storia mettendo a disposizione del pubblico, degli studiosi, strumenti e fonti. E veniamo alla Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, a cui è affidato il lascito di uno degli intellettuali italiani più rilevanti della prima metà del Novecento e nello stesso tempo più coinvolto nella parabola del fascismo fino all'adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Ideologo, ministro, grande organizzatore culturale, nel novembre del 1943 Gentile accettò la carica di presidente dell'Accademia d'Italia e fu poi ucciso da un comando dei GAP nel 1944 a Firenze. Una personalità complessa e controversa su cui la bibliografia è enorme. Depositaria dell'archivio del filosofo, la Fondazione, nata nell'immediato dopoguerra per iniziativa degli eredi, istituita nel suo assetto attuale nel 1954, confluita nel 2007 nella Fondazione Roma Sapienza, mette a disposizione degli studiosi la documentazione, avvalendosi negli ultimi anni della partnership con l'archivio storico del Senato della Repubblica e molto meritoriamente dal 2003 ha intrapreso il progetto di digitalizzazione archivi online. Il riordinamento e l'inventariazione informatizzata delle carte è tuttora in corso. Per quanto riguarda le informazioni fornite sul web, alla Fondazione è dedicata una pagina sia sul portale della Sapienza che su quello del Senato, una selezione di documenti e immagini tratti dall'archivio è presente sulla pagina della Biblioteca di Filosofia per quanto riguarda il fondo il fondo Biblioteca Privata di Giovanni Gentile. Quindi anche in questo caso un esempio virtuoso, penso si possa dire così, di collaborazione a livello archivistico, bibliotecario, con gli studiosi per mettere il più possibile a disposizione un patrimonio ingente, documentario ingente, che consente di gettare nuova luce sui rapporti personali, sulle iniziative istituzionali. E a questo la Fondazione congiunge anche l'attività editoriale per la pubblicazione delle opere di Gentile, i carteggi e recentemente il carteggio integrale con Benedetto Croce. Quindi anche in questo caso direi che possiamo dare un giudizio positivo su questa attività che non è sempre semplice di conservazione e messa a disposizione delle fonti. Veniamo all'ultimo caso che è quello della biblioteca intitolata di filosofia del diritto intitolata a Giorgio Del Vecchio, anche questa è una figura intellettuale di indubbio spessore scientifico e del trattanto indubbio coinvolgimento nella politica culturale del regime. La vicenda biografica di Del Vecchio è già stata oggetto di diversi approfondimenti, scritto dal PNF fin dal 21, e partecipò alla marcia su Roma, fu il primo rettore fascista dell'Ateneo Romano dal 25 al 27, fu preside ininterrottamente della facoltà giuridica dal 1930 al 38, e fu fondatore della rivista internazionale di filosofia e diritto, della Società Italiana di Filosofia del Diritto, ma nel 38 la sua attività venne interrotta dall'entrata in vigore della legislazione antiebraica e della dispensa dal servizio e Del Vecchio perse tutto, la cattedra, le società scientifiche, la rivista. Ottenne la discriminazione per i suoi meriti fascisti, si convertì al cattolicesimo, nel periodo dell'occupazione nazista di Roma si nascose e sfuggì alla cattura, nel 1944 fu prima reintegrato e poi venne sospeso dal servizio
e collocato a riposo nel 45, ma nel 47 il suo ricorso e quello di altri venne accolto e Del Vecchio tornò in servizio fino al pensionamento. Dopo la cessazione dell'insegnamento, per citare il suo biografo Frosini sul DP, si orientò verso la collaborazione con riviste e giornali della destra estrema, in particolare con Il Secolo d'Italia, e morì nel 1970. Del Vecchio donò all'Istituto di Filosofia del Diritto della Sapienza, da lui stesso fondato nel 1933, la ricchissima biblioteca personale e il suo archivio. Anche in questo caso la biblioteca ha pagine informative sia sul sito dell'Università che quello del Senato, e vari volumi come questo ad accesso aperto illustrano il posseduto dell'archivio. Esistono appunto studi che hanno trattato del suo coinvolgimento con il fascismo, anche come ebreo fascista. Anche in questo caso mi sembra che si possa dire che il lascito di un intellettuale così ingombrante, se così possiamo dire, rilevante ma problematico, sia stato conservato in modo da rendere possibile approfondimenti da parte di chi poi deve tracciare la storia di questo complesso periodo. Vi ringrazio e spero di non essere andata troppo al di fuori del mio tempo. Annalisa, grazie a te, sei rimasta perfettamente nei tempi, grazie. Grazie anche perché con la tua relazione hai mostrato come l'eredità del fascismo, il rapporto con questa eredità, il momento in cui passa attraverso intitolazioni, denominazioni, si confronta necessariamente con la questione istituzionale, quindi con il problema dell'epurazione e dei risarcimenti in relazione all'antisemitismo, alle politiche antisemite e all'antisemitismo di Stato. Mi ha colpito in quella frase che tu hai citato di Segre, speriamo di rincontrarci dopo la burrasca, no? Anche questa percezione che all'indomani della caduta del fascismo e della fine della guerra si dava di quel passaggio, di quel momento. Prima di dare la parola all'ultimo relatore, il nostro Giorgio Lucaroni, voglio ricordare, perché mi è stato segnalato dalla coordinatrice del progetto Giulia Luoghi del Fascismo, Giulia Albanese, che tra Postcolonial Italy, che prima citavo, il progetto Postcolonial Italy, e il Parri, proprio in relazione ai luoghi della memoria del fascismo, è in atto stata stipulata una convenzione in modo tale di poter collaborare e evitare due volte di fare lo stesso lavoro sull'autonomastica in particolare. Quindi grazie anche a Giulia per questa segnalazione. Adesso è così, do la parola all'ultimo relatore, Giorgio Lucaroni. Giorgio Lucaroni è borsista all'Istituto Storico Germanico di Roma. Mi piace ricordare che nella sua tesi di dottorato ha vinto l'ultima edizione del Premio Gallerano. Questa tesi di dottorato sulla cultura architettonica italiana tra le due guerre, che ha indagato utilizzando la categoria di regime di storicità. Ha proseguito poi le sue ricerche alla University of California di Los Angeles e per questa nostra giornata interverrà con una relazione dal titolo Spianata in forme sgobbata, questa è una citazione, fine della citazione, storia di una via tra politica, urbanistica e dibattito pubblico nell'Italia repubblicana. Chissà quale sarà questa via. A te la parola, Giorgio. Grazie e buongiorno a tutte e a tutti. Devo dire che quando mi hanno comunicato il titolo di questo incontro ho avuto non poca difficoltà nel circoscrivere il tema della relazione. A Roma, infatti, come è stato ampiamente dimostrato dalle relazioni precedenti, l'eredità del ventennio è presente in maniera ridondante, e non soltanto, a mio modo di vedere, in una veste manifesta, ma anche in qualche modo sotterranea. E ciò che vorrei fare allora in questa ventina di minuti è soffermarmi su un luogo romano della memoria del fascismo,
l'ex via dell'impero, oggi via dei fori imperiali, paradossalmente manifesto ma anche sotterraneo, dimostrando quanto la memoria del regime abbia influenzato e influenzi ancora oggi le dinamiche politiche, culturali e urbanistiche della capitale. Perché allora soffermarsi in questo senso su via dei fori imperiali? Perché, sintetizzando brutalmente, nell'avvicendarsi delle giunte comunali e dei tanti progetti proposti per la sistemazione del centro storico dell'urbe, la demolizione di quella che Cederna definiva spianata, informe e sgobbata è stato uno degli elementi cardinali del dibattito politico e culturale capitolino, coinvolgendo intellettuali, istituzioni, associazioni di varia natura e lasciando emergere, a mio modo di vedere, la cronicità di un rapporto problematico della città e dell'amministrazione comunale con le vestigia del regime. E per supportare questa tesi vorrei partire da un'intervista abbastanza recente. Nel giugno del 2019 Adriano La Regina, che fu soprintendente alle antichità di Roma per quasi 30 anni, dal 1976 al 2004, rilasciava alcune dichiarazioni al quotidiano La Repubblica commentando la parziale riunificazione dei fori dell'area archeologica dei fori, riunificazione pedonale, promossa dall'amministrazione Raggi. E pur esprimendo un giudizio positivo su quello che definiva un passo avanti promosso dall'amministrazione pentastellata, La Regina contestava la provvisorietà dell'intervento, la sua riuscita, per così dire, monca. A suo giudizio, infatti, per rendere reale e concreta la riunificazione dei fori mancava un passaggio essenziale, senza cui il progetto non poteva che dirsi, diciamo, isolato e privo di futuro. L'abbattimento, e cito dall'intervista della Regina, dell'ostacolo visivo più imponente, quello di via dei fori imperiali. Seppur immediatamente bollata, ad esempio dal Secolo d'Italia, come ennesimo atto, e cito ancora, di una puerile battaglia ideologica contro lo stradone fascista, tale proposta non è affatto nuova al dibattito capitolino degli anni 2000. Limitandosi ad alcuni esempi, la demolizione fu proposta tra il 2013 e il 2015 negli anni della Giunta Marino, ancora durante le amministrazioni Rutelli e Veltroni furono promossi diversi bandi nazionali e internazionali per una nuova sistemazione della via e infine essa fu motivo e oggetto di una commissione paritetica MIBACT Roma Capitale che si pronunciò con unico contrario Adriano La Regina per, e cito dalla relazione della commissione, la conservazione del segno costituito dall'asse della via dei fori imperiali, ineludibile non solo per la sua storia secolare ma anche per l'ormai definitivo rapporto visivo tra Colosseo e Piazza Venezia che la strada accentua ed enfatizza monumentalmente, e la relazione è del dicembre 2013. Questo continuo e ad oggi evidentemente inconcludente, visto che la via è esistente, questo inconcludente dibattito dell'ex via dell'impero ha origini lontane che impongono di procedere a ritroso fino al secondo dopoguerra. In quegli anni infatti l'ex via dell'impero è già divenuta uno degli snodi centrali del traffico cittadino, abbandonando la sua originaria funzione celebrativa, per inciso ripristinata dalla parata militare del 2 giugno, ma questa è un'altra storia, per assumere il ruolo di arteria stradale quietamente accettata nei limiti, diciamo, della nevrastenia del traffico romano dalla cittadinanza capitolina. Uno status quo quindi apparentemente pacifico e pacificato che subisce una prima messa in discussione agli inizi degli anni 60, quando viene approvato il nuovo piano regolatore di Roma, piano che impone tra i temi centrali del dibattito politico e urbanistico una diversa sistemazione del centro storico cittadino. Senza volere poter entrare nei dettagli del piano, ciò che comincia a farsi largo è la volontà di agire
sugli interventi operati dal fascismo nel cuore della capitale, di eliminare, citando ancora un articolo di Cederna apparso sul Mondo nel 1965, le bestialità commesse da romanisti, accademici e tromboni di varia specie per garantire la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale dell'eterna città. Tra i focus primari di questo intervento, che a mio modo di vedere è in qualche modo catartico, vi è anche la soppressione di via dei Fori Imperiali, con l'intento di creare un'immensa passeggiata archeologica che si estenda dal centro di Roma fino a comprendere quello che nel 1988 diverrà il Parco Regionale dell'Appia Antica. Chi ha una minima dimestichezza della geografia romana può capire, si tratta di un progetto di dimensioni vastissime che vede per adesso l'ex via dell'Impero soltanto come un tassello di un discorso più ampio che tocca il restauro e la conservazione delle aree archeologiche romane e la risoluzione delle problematiche strutturali della viabilità cittadina. Tassello però, ed è questo ciò che ci importa particolarmente, che sul finire degli anni 70 comincia a imporre tutto il suo portato politico. Con l'elezione infatti di Argan a sindaco di Roma nel 1976 e il già citato Argan da Carmen Belmonte e la svolta a sinistra dell'amministrazione comunale romana, la questione Fori torna prepotentemente d'attualità. E come nel 2019 è un giovane Adriano La Regina a rilanciare la demolizione della via, approfittando di uno degli slogan più celebri della campagna elettorale di Argan, o i monumenti o le automobili, e ribadendo quanto fosse necessario, e cito La Regina, eliminare alcune autostrade assurde. Poiché se interventi radicali sono stati condotti in passato, altrettanto radicalmente bisogna agire oggi. Affermazioni quindi speculari a quelle del giugno del 2019 che non generano però trafiletti nella cronaca locale, indifferenza o opposizione, ma invece un ampio spettro di consensi. Oltre all'Associazione Italia Nostra, su cui non posso soffermarmi ma che ha avuto un ruolo decisivo in questa come in tante altre storie, non soltanto di Roma ma in generale sul patrimonio italiano nel secondo dopoguerra, a Italo Insolera, Paolo Portoghesi, Leonardo Benevole e naturalmente Antonio Cederna, si dicono favorevoli alla proposta anche il sindaco Argan e gli assessori Calzolari e Nicolini, dimostrando quanto la risoluzione di tali problematiche non sia soltanto una querelle culturale, ma una questione strutturalmente politica. Con le dimissioni di Argan nel 79 poi e l'elezione a sindaco di Petroselli, il dibattito sull'ex via dell'Impero subisce una netta accelerazione. Ne sono prova i lavori di sbancamento di via della Consolazione, un'arteria minore dello stradone, la costituzione di una commissione che discuta i tempi e i modi della demolizione, le prime chiusure domenicali al traffico e il dialogo fitto e stando ai quotidiani apparentemente proficuo tra Ministero dei Beni Culturali e Comune di Roma sulla ripartizione degli oneri finanziari dell'opera. Eppure le cose evolvono in maniera diversa. Se sul finire degli anni 70, diciamo sotto la gestione Argan, il fronte dei contrari appariva privo di una guida e fuori dai giochi, tra il gennaio e il marzo del 1981 essa assume tutt'altra dimensione e spessore. La campagna denigratoria contro il progetto passa in prima battuta per le pagine del Tempo, che sposa una linea fondata su due elementi essenziali: l'inutilità e il tempismo errato dell'operazione e la sua matrice, la sua radice politica, ideologica. Tra i moltissimi esempi possibili, Antonio Maria Colini, che fu ispettore del governatorato durante la realizzazione della via, parlava di un problema scabroso, mentre Ettore Paratore, latinista e accademico dei Lincei, accusava i proponenti di agire non per un'infatuazione archeologica, ma, cito, per odio, per una rancorosa e cieca volontà di distruggere la più bella via del mondo. A sintetizzare
Tali posizioni era il comunicato redatto da uno dei circoli intellettuali e politici più curiosi, misconosciuti ma anche influenti del panorama romano, il gruppo dei romanisti, e non faccio riferimento alla tifoseria di fede giallorossa, secondo cui la via costituiva, e cito dal comunicato, una realtà ormai storica di Roma, motivo per cui la sua distruzione sarebbe stata una perdita difficilmente giustificabile. Un giudizio estetico, quindi, ma anche politico, raccolto anche da Federico Zeri sulle colonne della stampa, che sul quotidiano torinese bollava il dibattito come una crociata manichea, promossa, e la citazione qui è particolarmente interessante, contro il fantasma del fascismo storico, per giustificare invece un tipo di fascismo assai più pericoloso, quello esistenziale, mentale e di costume. Come prodotto del ventennio, concludeva Zeri, quella via è condannata perché simbolo del male, e come simbolo del male essa è da distruggere. Tale levata di scudi genera naturalmente un ampio dibattito che vede archeologi, intellettuali, ma anche esponenti del mondo culturale italiano convogliare in un appello promosso ancora da Italia Nostra e sottoscritto da oltre 240 adesioni, in cui la cultura italiana tutta si mobilita perché il presente imponga i propri diritti sul passato, nella convinzione ben sintetizzata a mio modo di vedere da un articolo di Lorenzo Quillici sul Corriere della Sera, che la via, e cito, fosse un fatto culturale che appartiene al tempo di 50 anni fa e non più al nostro, e che per tale ragione la nostra cultura, le nostre necessità ci impongono di demolirla. Pur intaccata quindi dal dissenso e dalla morte improvvisa di Petroselli nell'81, l'operazione Fori pare proseguire. La stampa, ancora agli inizi dell'83, titola Lo scavo dei Fori traccerà la Roma del 2000, mentre il Corriere affermava rivedremo nel 2000 i fori nascosti dallo stradone del Duce. E ancora una volta niente è più lontano dal vero. Tra fine febbraio e inizio marzo dell'83, infatti, il neo ministro ai beni culturali, il democristiano Nicola Vernola, affermava di voler proporre una pausa di riflessione sul progetto, in particolar modo in un'intervista al Corriere della Sera. E la sola messa in discussione del progetto basta a rinfocolare gli animi. Sul Corriere della Sera, Ugo Vetere, neo sindaco di Roma, ribadiva come la demolizione fosse essenziale per la riqualificazione del centro storico, mentre il PC presentava un'interrogazione parlamentare chiedendo chiarimenti agli organi ministeriali. Sul fronte dei contrari, invece, il Secolo d'Italia applaudiva alla decisione, cito, di salvaguardare una via che aveva ormai assunto il significato ed il rilievo di simbolo vivente, di ideale palinsesto della civiltà italiana. Mentre Giuliano Briganti, altro storico dell'arte, su Repubblica pregava il Ministero di ascoltare sulla sciagurata vicenda la voce più sommessa ma più convincente del buon senso. Preghiera che il Ministro in effetti accoglie il 30 marzo del 1983 annunciando, e cito dalla relazione ministeriale, che lo scavo dell'area dei fori imperiali era da respingere categoricamente, tanto per assenza di coperture finanziarie quanto perché per sopprimere una strada erano necessari strumenti largamente disattesi dalla proposta progettuale. La bocciatura suscita immediate reazioni, da una parte e dall'altra. Cesare D'Onofrio, altro romanista, diciamo, celebrava sul Tempo la sconfitta delle forze dell'ignoranza, della disinformazione, della malafede, mentre l'Espresso titolava felicemente, direi, l'impero colpisce ancora. Carlo Aimonino, allora assessore agli interventi sul centro storico, evocava un'ondata di vero e proprio maccartismo, mentre Argan, sulle pagine dell'Unità, ribadiva che si stava perdendo la possibilità di restituire alla città quella dignità culturale brutalmente offesa da una coltre di cemento e d'asfalto.
Quello che pare lentamente imporsi allora è un approccio che a me pare oggi sia abituale nel discutere dell'eredità del ventennio e ben sintetizzato in quei giorni sul Messaggero da Antonio Pinelli. Ogni testimonianza significativa del passato, scriveva Pinelli, nei limiti del possibile va tutelata a prescindere dal giudizio estetico e tantomeno politico che se ne dà. Da questa angolazione anche la Via dei Fori è una testimonianza di prim'ordine che va salvaguardata. Possiamo anche ammettere volentieri che si tratta di uno scempio, una follia, ma di una follia perpetrata con metodo, secondo un programma, una visione estetica perspicua e riconoscibile. Una volta compiuto, concludeva Pinelli, e anche io vado verso la conclusione, anche lo scempio diventa un documento, oltre che un monito, insostituibile. Nei mesi successivi scavi ridotti verranno approvati dalla Giunta Comunale con voti contrari della DC e dell'MSI che riaffermeranno, cito dalle note della relazione, l'inutilità della devastazione e il dissenso della stragrande maggioranza dei romani, ma il fulcro dell'operazione, ossia l'abbattimento, lo smantellamento della via, verrà a poco abbandonato. Si organizzeranno mostre, convegni, si discuterà addirittura di un possibile referendum, ma la questione virerà gradualmente su interventi più mirati, sul restauro dei monumenti, sulla riduzione del traffico e sulla creazione di più estese aree pedonali. Dovendo allora chiudere, cosa restituisce questa vicenda che ho sintetizzato per sommi capi? In prima battuta credo che il dibattito sull'eredità del ventennio necessita di essere ampliato oltre ciò che è manifesto e soprattutto a ciò che pare diciamo depoliticizzato, neutralizzato dalla quotidianità. Ancora, che la presunta intangibilità e il presunto comfort, riprendendo le parole di un articolo che anche oggi è stato citato di Ruth Benghiat, per questo tipo di eredità, sono il prodotto di un processo politico e culturale che ha avuto molteplici fasi e che di conseguenza poteva evolversi, come in effetti è successo in altri casi, in maniera diversa. Terzo, che senza una ricostruzione di questo processo e delle figure che lo attraversano, si rischia di ricadere in una dialettica a priori poco utile non soltanto a comprendere le ragioni di una certa sopravvivenza culturale e politica nell'Italia repubblicana, ma anche a impostare un dibattito proficuo, costruttivo e perché no, anche se si vuole distruttivo su di essa. Quarto, e concludo, che la gestione e la cura del patrimonio e in particolar modo di un patrimonio così complesso e articolato come è quello del ventennio è prima di tutto e soprattutto una questione politica e come tale deve e dovrà essere affrontata negli anni a venire. Mi scuso se sono andato oltre, ma grazie. Grazie Giorgio. Sì, una questione politica è anche una questione di politiche culturali e di promozione della conoscenza. Ti ringrazio moltissimo, io non faccio nessun commento perché abbiamo molte domande che sono arrivate attraverso la chat, alcune specifiche, altre rivolte un po' a tutti. Allora, visto che il tempo a disposizione non è moltissimo, noi ci eravamo detti di chiudere per le 13, al massimo possiamo così sforare di 5-10 minuti, credo, no? E ricordo comunque da subito che la discussione continua nel pomeriggio con la tavola rotonda, che sicuramente sarà l'occasione ideale per riprendere riflessioni, questioni, problemi. Tavola rotonda a cui parteciperanno Paolo Nicoloso, Igia Bascego, Lidia Piccioni e Leonardo Rapone. Allora, dicevo, sono arrivate molte domande, alcune specifiche per i singoli relatori, altre invece più allargate. Io partirei da quest'ultime per fare un primo giro di tavolo.
Perché ci sono alcune domande che metterò insieme citando chi le ha poste, che riguardano un po' la questione delle demolizioni, no? E in particolare, Silvia Vacirca per Flaminia Bartolini, cosa ne pensa dell'articolo di Ben Ghiat sul New Yorker che accusa l'Italia di non aver distrutto il Colosseo quadrato? Ancora per Flaminia, ma che può essere rivolta a tutti i relatori, da parte di Erika Capecchi, University of Bristol, come approcciare e affrontare il problema della memoria fascista, una domanda da un milione di dollari, della memoria fascista in Italia, ben rappresentata dai monumenti che ancora oggi occupano i luoghi pubblici nella geografia urbana italiana, e più in particolare come mediare il forte significato ideologico comunicato ancora oggi da questi documenti. Poi ci riporta alcune citazioni di dichiarazioni di Portelli, di un articolo di Portelli sul Manifesto e diciamo sul ruolo delle statue e delle tracce del passato. Ecco, questa è una domanda credo che sarà poi ripresa, sarà oggetto della tavola rotonda, lo dico per Erika Capecchi. E ancora sullo stesso ordine di idee, per Flaminia Bartolini, ma credo anche per gli altri, quale tipo di relazione esiste fra la rimozione fisica dei simboli del fascismo e la rimozione della memoria del passato fascista? E arrivo dello stesso tenore, Maurizio Di Toro, da un punto di vista pratico trovereste utili una campagna di decommemorazione attraverso supporti fisici come targhe riportanti una descrizione completa delle opere e atti compiuti da ciò o da colui che viene rappresentato dall'opera. Allora, io intanto direi che facciamo un primo giro di tavolo su queste domande. Darei per prima la parola a Flaminia Bartolini e poi insomma agli altri relatori certo. se hanno esigenza appunto di intervenire. Poi mi farebbe anche piacere sentire Giulia Albanese, che è collegata con noi e che sua volta vorrebbe intervenire. Allora, Flaminia. Se posso, grazie. Se posso dunque iniziare dalla domanda appunto sull'articolo che abbiamo tutti citato oggi di Ruth Ben Ghiat, io credo che la stampa italiana abbia frainteso molto questo articolo e può essere determinato dal fatto che il titolo forse era stato scelto male, perché come sapete ovviamente gli articoli, i titoli dell'articolo, tu scrivi l'articolo ma il titolo te lo impongono. Lei, la studiosa con cui ho avuto modo di scambiarmi varie volte, ovviamente non intendeva assolutamente la distruzione dei monumenti. Il suo articolo era una riflessione appunto cercata di coinvolgere il vasto pubblico, per questo scritta sul New Yorker e non solo in mondo accademico, sul fatto che l'Italia, vista dall'estero, io posso confermare questa cosa forse venendo da un'università inglese, viene vista come poco challenging, cioè quindi che questi edifici, soprattutto se facciamo un confronto con la Germania e come loro hanno affrontato il nazismo, anche se indubbiamente con i dovuti distinguo, però viene spesso fatto il confronto del fatto che noi non abbiamo appunto rinegoziato tanto quanto loro i luoghi del fascismo e che quindi sono un po' stati abbandonati a loro stessi. E questo ha creato tutta una serie di problematiche, non solo di gestione, ma appunto di significati, e che quindi, avendo lasciato un vuoto in un certo senso al di fuori del mondo accademico, quindi io parlo del grande, un vuoto nel luogo pubblico di dibattito, di scambio su questi luoghi e su quello che veramente hanno significato, quindi a seguito della fase della rimozione sia fisica che di damnatio memoriae, che quindi di rimozione di determinati fatti storici, l'edificio di per sé non si racconta da solo.
Quindi la mancanza, ma non solo di targhe identificative, però proprio il fatto che che alcuni luoghi sono luoghi di amnesie, ha portato ovviamente le destre, a chi ha voluto, di appropriarsene. Quindi la narrativa della destra e del neofascismo è stata facilitata da questo vuoto interpretativo, che noi oggi, appunto, come immagino sia l'obiettivo di Giulia Albanese e di tutti questi incontri, sia proprio quello di cercare quanto più di riportare nel dibattito pubblico, al di fuori del mondo accademico, dell'importanza di come, oltretutto, ad esempio, personalmente sono una visual learner, di come sia molto più facile capire il fascismo stesso attraverso i monumenti e quindi utilizzarli veramente come documenti visivi di quello che è stato il regime, e quindi necessariamente anche decidere, poi fare scelte difficili di decidere cosa restaurare, cosa no, cosa ha un valore più storico e non solo storico artistico, storia appunto da un punto di vista di storia dell'architettura, storia dell'arte, ma anche proprio da un punto di vista di storia politica. E poi, ecco, aprendo la domanda ovviamente a tutti, cosa fare? È ovviamente una domanda da un milione di dollari, ma ecco, io credo che, ecco, la risposta sia comunque appunto questa, cioè sicuramente rischiamo nel lasciare questi luoghi abbandonati o privi di anche accesso al pubblico, cioè il fatto di tenerli, per esempio io ho visto dei casi in cui sono stati affidati a privati, ovviamente non Fendi, ma mi riferisco a realtà più piccole, in cui sono diventati ristoranti, ecco lì allora nel momento in cui il privato acquista un bene del genere diventa ancora più problematico poi poter prima di tutto aprirlo al pubblico, e quindi già tu stai alienando un bene, e poi ovviamente creare una narrativa condivisa su quello che sono stati questi luoghi poi diventa allora ancora più difficile. Ecco, volevo lasciare spazio ovviamente agli altri. Non ti senti? Io non ti sento, Lucia. Scusate, sì. Non so come, se vogliamo seguire l'ordine alfabetico, Carmen. Sì, grazie. È una domanda naturalmente molto a cui è difficile rispondere. Quello che io credo sia necessario è, da una parte, quello che parzialmente si sta facendo oggi, nel senso capire le ragioni storiche, più che altro per essere consapevoli di queste ragioni e poter costruire un discorso costruttivo, perché basarci soltanto sul fatto che ci siano questi monumenti e che ci sia stata un'assenza criticità, di visione critica nei decenni passati, rischia di non porre le basi per un discorso costruttivo. Detto questo, io credo che il patrimonio culturale non sia qualcosa di statico, è comunque qualcosa che viene utilizzato dalle istituzioni culturali e dalle istituzioni politiche. Credo che nei diversi decenni ci siano state esigenze diverse nel rapportarsi a questo patrimonio, quindi probabilmente, io ho fatto il caso degli storici dell'arte, ma che ha avuto poi una ricaduta in realtà sulle opere che oggi noi vediamo visibili, probabilmente quella era l'esigenza di una generazione che voleva comprendere il fascismo e utilizzare quelle opere come documenti, e quindi mostrarle visibili, studiarle, permettere a tutti una comprensione di queste opere senza tenerle nascoste, perché anche la rimozione può essere un problema, cioè credo che il patrimonio vada di pari passo con una rielaborazione. Oggi abbiamo altre esigenze e non dobbiamo sentirci limitati o pensare che questa sia stata la strada italiana, la via italiana, e quindi che vada bene così. Quindi credo che oggi, dato che tra l'altro le generazioni che oggi guardano queste opere non sono le generazioni che hanno né vissuto la guerra né vissuto il fascismo, né le figlie di quelle generazioni, ma magari i nipoti, eccetera, credo che a questo punto si debbano creare delle nuove narrazioni critiche, e si possono creare appunto raccontando magari la storia di un edificio con una mostra permanente che occupa una sola sala, coinvolgendo artisti contemporanei e stimolando degli interventi. Ci sono molti modi, e soprattutto ciò che poteva non essere visto in maniera offensiva 30 anni fa potrebbe essere diventato oggi offensivo, ancora più offensivo, in una città
in una società che è transculturale, quindi credo che abbiamo da fare e da inventare. Avevano fatto un casino e invece io avevo fatto tutto per GRL. Ah, scusate, cioè, sono interferenze sui microfoni spenti, se ogni tanto succede, sì, sì. Anzi, sono la prima oggi, sono stupito. Bene, allora, Annalisa? Per quanto riguarda istituzioni e personalità, secondo me bisogna proseguire nel, diciamo, evitare la prospettiva, prospettive sia geografiche che appunto accusatorie, e continuare a far emergere il più possibile documentazione di archivi personali, istituzionali, in modo da aumentare sempre più l'integrazione tra storia della disciplina e ricostruzione del contesto storico in cui quei personaggi e quelle iniziative editoriali, culturali, accademiche si sono sviluppate, in modo tale da far sì che emergano in tutta la loro ricchezza e complessità appunto gli aspetti sia biografici riguardanti le persone che in quel momento erano gli scienziati che aderivano anche al regime e promuovevano delle iniziative scientifiche comunque riguardevole, in modo tale da comporre il più possibile uno scenario ricco e articolato e non monocorde, cioè non avere né remore né spirito ovviamente iconoclasta nei confronti di grandi personaggi del passato, ma non trascurare gli aspetti di coinvolgimento in queste politiche. E questo si fa appunto aprendo il più possibile e rendendo sinergiche anche le fonti, quindi gli archivi, le biblioteche, i fondi personali, privati. Bene, Giorgio Lucaroni? Eccomi. Ecco. Io due cose le aggiungerei, diciamo, rapidamente. Io non ho naturalmente una risposta alla domanda, come credo nessuno ce l'abbia, ma per diverse ragioni, non soltanto intellettuali, credo che ragionare sul patrimonio, sull'eredità del ventennio, soprattutto in Italia, sia veramente impossibile per quanto riguarda la conservazione, il restauro e cos'è un monumento, cosa non è un monumento, ma per una ragione prima di tutto quantitativa, cioè non esiste nessun paese, non esiste confronto con quello che ha costruito e quello che ha progettato il ventennio in Italia e quello che ha progettato il nazismo, o il franchismo o altri regimi totalitari. Quindi fare dei raffronti a livello di trattamento di una determinata eredità, a mio parere certe volte ci porta un po' fuori strada, ecco, perché una cosa è valutare un monumento, una cosa è valutare una cosa che è sostanzialmente ovunque in questo paese, diciamo. Quindi molto secondo me va fatto cosa vogliamo avere come patrimonio, quello che diceva anche Carmen, cioè cos'è veramente oggi per noi il patrimonio. Può essere considerato patrimonio quello o è semplicemente una memoria che possiamo anche eliminare, possiamo anche pensare di eliminarla? Perché la possiamo tenere? Semplicemente perché è bello? Il bello, l'estetica è un criterio oggettivo valutabile in questo senso? Quindi più che dare una risposta io proporrei, ecco, ulteriori domande. Poi vorrei anche dire altre due cose rapidamente. Non credo che ci sia stata l'assenza di un dibattito su queste cose, ecco. Cioè, noi abbiamo raccolto per adesso poco. I casi di studio che abbiamo rispetto a questo tipo di problematica sono limitatissimi per adesso, ma c'è molto, molto, molto di più. Noi ci siamo soffermati oggi in particolare, ma in generale quella che è la storiografia si è soffermata molto sui luoghi manifesti, quindi, e anche sulle città, su Roma, su Bologna, ma ci sono territori come la provincia di Bergamo in cui ci sono monumenti e statue che sono evidentissime e su cui c'è stato un dibattito. Quindi un dibattito, a mio parere, c'è stato soprattutto negli anni 80, più che nel secondo dopoguerra, e negli anni 60 e 70, che sono stati anni di intermezzo, ma negli anni 80 c'è stata la possibilità che quel patrimonio fosse trattato in maniera diversa. Per questo dico che ragionare ancora oggi solo in termini di conservazione e distruzione
è un po' limitativo, ecco, diciamo, c'è stata la possibilità di distruggere queste cose, quindi ci potrebbe essere ancora oggi, ipoteticamente. E poi un'ultima cosa, e chiudo, credo anche che il disinteresse molto spesso non sia soltanto amnesia, nel senso, il fatto che qualcuno che molto spesso la popolazione o in generale noi stessi non facciamo caso a qualcosa, non vuol dire soltanto che l'abbiamo rimossa, ma forse che non ce ne interessiamo. In molti casi è il semplice disinteresse più che l'amnesia. Ci sono casi e casi, ad esempio, di case del fascio che sono state demolite e nessuno si è interessato della cosa, semplicemente perché non erano case del fascio di Terragni, ecco. Quindi ragionerei anche su questo aspetto e mi taccio, diciamo. Sì, grazie, grazie Giorgio. È vero quello che dicevi, no? Il fascismo ha una sua unicità, una sua specificità legata anche alla durata, al ventennio, però è anche vero che si tratta, come dicevo nell'introduzione, no? Di temi, di questioni, di riflessioni che interessano anche altri contesti culturali, nazionali, internazionali, perché in altri casi c'è il rapporto con l'eredità imperiale, con l'eredità coloniale, con l'eredità razzista, no? Quindi l'importanza per comprendere il caso italiano è fondamentale collocarlo, come è stato fatto non a caso nel primo appuntamento, no, di questo ciclo, in un quadro, no, comparativo perlomeno con altri casi, con altri casi europei. Ora abbiamo diverse altre domande, però abbiamo chiuso la possibilità di presentarne ulteriori perché il tempo a nostra disposizione sta per finire. Io ci sono a questo punto delle domande specifiche rivolte ai relatori che porrei tutte insieme, ognuno se le annota, e darei poi la parola al contrario, cioè questa volta partiamo da Giorgio andando avanti, e poi prima di concludere coinvolgerei Giulia Albanese, che è la responsabile coordinatrice del progetto. Ecco, sì, è un'altra cosa che mi veniva in mente a proposito di Bergamo, ricordare che il progetto del Nazionale sui luoghi del fascismo ha una dimensione, una proiezione e mira ad una ricognizione su tutto il territorio nazionale, non soltanto sulle città più grandi. Allora, mi scuso se non riesco a fare tutte le domande, perché sono tante. Allora, Valentina Puglia a Lucaroni, quali sono gli aspetti più prettamente archeologici nel dibattito che lui ha ricostruito su Via dei Fori Imperiali, cioè se sono emersi anche in relazione alla possibilità di utilizzare tecnologie moderne. Poi Lorenzo Selvatico chiede a Lucaroni che cosa si intende con regime di storicità, in due parole. Questa era in realtà l'ho introdotto io questo concetto, se riesce poi a spiegarlo rapidamente. Poi abbiamo Bruno Favasuli per Carmen Belmonte, quale fu l'atteggiamento nei confronti di quegli storici che difesero le opere d'arte dei tempi del regime nella loro funzione di strumenti di memoria storica. E Silvia Vacirca per Carmen Belmonte, cosa pensa della mostra organizzata nel 1981, 1922-43, 20 anni di moda italiana al museo Poldi e Pezzoli, come legge questa scoperta del ventennio che ha luogo negli anni 80. Per Annalisa Capristo due domande, sono domande molto, molto ampie, molto. Il fenomeno degli ebrei fascisti come viene studiato dagli storici? Non credo che sia facile rispondere in un minuto a questa domanda, perché ancora ad Annalisa Capristo, il fenomeno degli ebrei fascisti
se c'è, quali sono le nuove tendenze nello studio dell'antisemitismo di Stato e del problema del reinserimento. Ok, Giorgio? Allora, rapidamente, gli aspetti archeologici. Beh, l'idea era di, come ho detto, di inaugurare una sorta di passeggiata archeologica immensa che andasse dal centro di Roma fino a comprendere l'Appia. E il direttore degli ipotetici interventi era Andrea Carandini e si pensava a un'indagine stratigrafica. Ora io non sono un archeologo, però da quello che ho capito l'idea era di smantellare interamente Via dei Fori Imperiali e andare anche oltre quello che già era stato smantellato, perché ricordiamoci che naturalmente Via dei Fori Imperiali era già opera di uno smantellamento, quindi avrebbero dovuto scavare oltre le rovine della Roma rinascimentale barocca, diciamo, per far emergere quello che poteva essere la parte rimanente dei fori. Ci fu un grande dibattito e uno dei motivi per cui gli archeologi erano dalla parte dello sventramento è che si trattava del più grande finanziamento per l'archeologia italiana di sempre, cioè nell'ipotesi che l'opera fosse stata realizzata ci sarebbe stato lavoro per gli archeologi fino agli anni 2000, perché la progettualità andava dagli anni 80 fino agli anni 2000, quindi questa era l'idea a livello archeologico. Poi si è realizzato qualcosa, perché alla fine lo sbancamento di Via della Consolazione e più recentemente quello di Via Alessandrina sono comunque operazioni archeologiche che in qualche modo rimandano a quel progetto, però non c'è stato con lo sbancamento della via. Anzi, una delle ragioni degli oppositori era proprio che sotto la strada non ci fosse niente. Questo era uno dei grandi temi, diciamo. Non è verificabile perché i lavori non sono mai stati realizzati, diciamo. E i regimi di storicità mi riportano alla tesi di dottorato. Cos'è un regime di storicità? Un regime di storicità è il modo attraverso cui una determinata transizione storica, in questo caso io l'ho studiato dal punto di vista del fascismo, dipinge il proprio passato, il proprio presente e il proprio futuro, diciamo. Le narrazioni e le rappresentazioni che crea per darsi una sua struttura storica, ecco. Se si intende in maniera massima, diciamo, se può bastare. Sì, sì, grazie. Altrimenti mi scrive, gli mando la tesi di dottorato, forse quando uscirà il libro, insomma. Grazie, io adesso darei la parola ad Annalisa, però per Annalisa aggiungo una domanda più circoscritta che forse può rappresentare anche il punto di partenza. Come si può inserire il rapporto cordiale che traspare dalla lettera a Segre nel contesto dell'attività antiebraica attuata da Capone contro i matematici ebraici? Ai miei occhi appaiono come due cose agli antipodi. Allora, dunque, vi ringrazio per la generosità con cui mi avete sottoposto degli interrogativi che per sciogliere ci vorrebbero. Cose piccole avete tirato fuori. Dunque, naturalmente, nella breve impossibilità di rispondere a questioni così gigantesche, invito anch'io eventualmente a risentirci con le persone che hanno posto le questioni anche per email. Dunque, allora, la questione, rispondo, comincio dalla tua perché è relativamente più semplice. In realtà è un ginepraio, perché secondo me una figura strategica per capire anche questi rapporti, anche solo fra i matematici che ho citato, è proprio la figura di Beniamino Segre. E infatti sarebbe opportuno poter disporre di tutta la documentazione utile per ricostruire i carteggi con questi incrociati con con le varie personalità dell'epoca. Ricordiamo comunque che Segre tornò nel 1946 e doveva riprendere il cammino nell'università italiana, essendo stato reintegrato come professore, perché era diciamo strutturato quando era stato espulso, ma doveva ricominciare da soprannumerario e venne chiamato poi a Roma a ricoprire la cattedra che era stata proprio di Severi. Quindi diciamo già solo questi pochi elementi fanno capire che la situazione è estremamente complessa dal punto di vista istituzionale, personale, di ripresa delle attività in questo complicato e scivolosissimo dopoguerra. Per quanto riguarda la questione
diciamo, degli ebrei fascisti è una questione, cioè quelle domande che sono state fatte in realtà pongono due questioni. Una è quella dell'antisemitismo nel fascismo e dell'adesione quindi di ebrei al fascismo prima del 38, e poi appunto la questione della persecuzione, della ripersecuzione per chi come Del Vecchio era stato fascista della prima ora. Tra l'altro, proprio Del Vecchio, una delle imputazioni che gli venne fatta era quella di aver dato la censura nel 26 a un altro ebreo antifascista, Giorgio Levi Della Vida, per non aver voluto partecipare alla cerimonia di riconsacrazione di Santiva la Sapienza. Quindi, voglio dire, si intrecciano moltissime questioni che è impossibile dipanare in una risposta breve. Io inviterei, la storiografia tra l'altro ha fatto molti progressi in termini di ricerca documentaria negli ultimi anni su tutti questi temi, quindi anche qui ce n'è da leggere parecchio. Io rimanderei per una visione d'insieme sulla questione degli ebrei fascisti e di come è stato affrontato in ambito storiografico a un articolo non recente di Michele Sarfatti, che è disponibile anche in rete, pubblicato sull'Unità nel 2001, in cui lui affrontava in modo, secondo me, abbastanza felice e sintetico il grumo che c'è su questa questione, e quindi rimanderei a quella, gli ebrei fascisti e il mito dell'antisemitismo obbligato, in cui lui ripercorre un po' la storiografia che c'era stata su questi temi fin dagli anni più vicini alla fine della guerra e pone alcune questioni, secondo me, su cui dobbiamo continuare a ragionare. Per il resto darei bibliografia a chi la chiede con molta disponibilità. Grazie, sì, Annalisa. E la domanda non era la mia, era di Bruno Favasuli. Ah, scusami, no, ho capito che non ho capito che l'altra. No, mi piace citarlo. Allora, darei a questo punto la domanda, la parola a Carmen. Sì, io rispondo a entrambe le domande, faccio una sintesi. Per quanto riguarda qual era l'atteggiamento degli storici o storici dell'arte che difendevano queste opere come documento storico, ecco, non è che le difendessero, cioè volevano iniziare a studiarle, volevano aprire questo campo di studi e analizzare le dinamiche che erano dietro la committenza, che stavano nella committenza, nella produzione, eccetera. E, allora, l'atteggiamento naturalmente era un argomento nuovo, trattato in maniera diversa, quindi naturalmente si creavano anche delle polemiche, era un certo atteggiamento di sorpresa, però dall'altra parte questi storici dell'arte erano di sinistra, qualcuno aveva fatto la resistenza, quindi qualcuno era di origine ebrea, quindi non c'era nessun dubbio che lo facessero per celebrare il fascismo, ecco, quindi erano al di sopra, diciamo, di questo tipo di sospetti. La seconda domanda invece è relativa alla mostra sulla moda. Io la inserirei nell'ambito di questo interesse che si riscontra nei primi anni Ottanta rispetto a tutti i fenomeni della cultura negli anni del regime. Quindi anche per esempio la mostra dell'82 aveva una sezione sulla moda, quindi la inserirei in questo contesto. Ok, grazie Carmen, grazie a tutti, anche la vivacità delle domande ha dimostrato il grande interesse nei confronti dei temi e di questa iniziativa. E darei a questo punto la parola a Giulia Albanese, coordinatrice del progetto sui luoghi del fascismo, ma è membro scientifico, membro del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Igor? Non c'erano domande a Flaminia Bartolini? Ancora no, mi pare di no, le avevi già fatte prima. Quindi Giulia, no. Sì, a te la parola. Bene, grazie. Intanto ne approfitto per ringraziare Lucia, Ceci e lo Screen Camera per aver accolto, diciamo, questo pezzo del progetto su Roma e averlo fatto proprio nell'ambito delle attività dei loro istituti. Io ho alcune osservazioni che sono emerse, diciamo, nel corso di questa bella mattinata, di cui ringrazio tutti gli studiosi e tutte le studiose che hanno parlato. In particolare, a me sembra che questa mattinata faccia emergere
diciamo, l'importanza del lavoro sull'età repubblicana prima ancora che il fascismo, cioè la riflessione che è emersa in queste ore è una riflessione che ci riporta a capire in che modo la rielaborazione della memoria fascista sia passata attraverso problemi urbanistici, di storia dell'arte, di conservazione molto, molto cogenti, molto pratici anche, no? E questo mi sembra un elemento interessante e da valorizzare. L'altra questione che mi sembra di grande interesse e che secondo me ci costringe come storici a riflettere di più anche in comunione con gli storici dell'arte, cioè abbiamo secondo me da insegnarci reciprocamente parecchie cose, direi, e una delle cose che noi potremmo imparare è di lavorare sugli effetti di queste rappresentazioni del fascismo, perché secondo me diciamo, la storiografia italiana nel riflettere sul fascismo o nell'usare anche queste fonti iconografiche o queste immagini che ci rimanda, che diciamo che sono presenti nel momento in cui facciamo soprattutto storia pubblica del fascismo, ma in generale, secondo me non abbiamo fino in fondo tutti gli strumenti per ragionare sugli effetti che questa rappresentazione, io lo penso ogni volta che c'è un film, diciamo un programma televisivo sul fascismo e che vediamo queste immagini, no? E ci parliamo sopra, ma questo parlare sopra queste immagini non risolve il problema di quello che queste immagini ci trasmettono. Mi pare che Carmen Belmonte ci abbia fatto un invito importante però anche a non appiattire l'immagine su qualche cosa di astorico, ma anche di ragionare su come storicamente queste immagini ci rimandano anche significati diversi e quindi possono colpirci o possono ferirci o possono esserci indifferenti in maniera diversa nel corso del tempo e che quindi c'è anche una riattualizzazione continua anche di questo significato di questi monumenti con cui bisogna fare i conti. Quindi vi ringrazio, secondo me c'erano moltissimi stimoli e grazie davvero agli organizzatori e ai relatori. Grazie a te Giulia, grazie a tutti i partecipanti. Qui ci rivedremo con la tavola rotonda alle 15. Credo che sarà anche quella la sede per trarre ulteriori conclusioni, fare dei bilanci e anche individuare poi ulteriori linee progettuali. E nel concludere questo primo appuntamento voglio però ricordare il gruppo di lavoro. Questa mattina abbiamo ricordato gli istituti che hanno i responsabili degli istituti, però questo gruppo di lavoro sui luoghi del fascismo coordinato da Giulia è formato anche da Carlo Greppi, Costantino Di Sante, Nicola Labanca, Metella Montanari e da me. Ecco, grazie, sta lavorando molto bene e per chi non riuscisse a collegarsi nel pomeriggio ricordo due cose: che la registrazione di questi appuntamenti sarà resa disponibile tempi brevi, relativamente brevi, su YouTube, e che i prossimi due appuntamenti sono il 9 novembre e il 24 novembre su questioni ulteriori rispetto alle quali vi terremo aggiornati. Quindi detto ciò, ringrazio ancora tutti, buon pranzo e ci rivediamo alle 15. A dopo.